Giusto due informazioni prima di lasciare la parola al professor Floridi. La parola giusta peraltro. Che ringraziamo per essere con noi dopo l'intervento questa mattina alla cerimonia di consegna dei diplomi della scuola di dottorato del Politecnico di Torino. Qualche informazione solo per la gestione dell'incontro. Come al solito siamo in streaming, doppiamente in streaming, non solo quello del Centro Nexa ma anche quello di una web TV che ci sta seguendo. Dedicheremo la prima ora circa dell'incontro all'intervento del professor Floridi e il resto, quindi la seconda ora, a osservazioni, domande e contributi anche tutti gli intervenuti. Non credo che il professor Floridi abbia grandi precisioni di presentazione, avete la sua bio nelle vostre mani. Dirò solo che tra le altre cose è professore di filosofia etica dell'informazione all'Università di Oxford, dove dirige anche la parte di ricerca dell'Oxford Internet Institute. Oggi ci chiediamo se dell'intelligenza artificiale dobbiamo preoccuparci o meno, e vedremo. È garante del Centro Nexa. Questo qui lo sappiamo, meglio ribadirlo per gli altri. Sono un po' troppo abituato. Lo diciamo anche per chi ci ascolta. Ultima cosa, prima di iniziare, facciamo come al solito un brevissimo giro di introduzione, di preparazione dei partecipanti e poi lasciamo la parola al professor Floridi. Grazie. Sono Chiara Bragianti, occupo di ricerca, sono di formazione linguista e mi occupo di ricerca nell'ambito di Big Data. E Massimo Durante, insegno all'Università di Occidente. Buon Arcani, io sono professore associato di Cinema e Media all'Università di Palermo e sono giornalista, professore di fattore soprattutto. Sì, sono collaboro con il Centro di Piani, mi occupo di politiche per l'educazione, vario livello, potere nazionale. Antonio Santander, sono ricercatore, insegno di età presso l'Università di Campus, l'Università Telematica, e mi occupo di semiotica e media, e a questo mi interessa la questione di data legata. Marco Tocchiano, associato di fattore di cliente politecnico e Terra. Federico Morando, direttore della ricerca qui al Centro Nexa. Ugo Pagallo, Università di Torino ed esponente di spicco della destra nexiana. Ormai diciamo ufficiale. Me lo tengo stretto. Daniele Bettini, giornalista. Antonio Lancio, di Occidente. Sono Miriam Bianco, sono laureata in giurisprudenza e mi occupo del Centro Nexa di Thank you.
la prima domanda da fare è, non mi ricordo se abbiamo deciso di fare in inglese o in italiano. Preferenze? Credo che chi ci ascolti sia soprattutto un pubblico italiano, eventualmente nello streaming, quindi forse conviene farla nella lingua naturale nostra, ma va bene. Non mi ricordo, ma credo che le slides siano in inglese. Sì. Quindi faremo questa cosa a metà strada tra anglo-sociaro, sostanzialmente. Prima una premessa veloce sulla natura del talk e sul ringraziamento. Questa cosa si è creata grazie a Juan Carlos, che ovviamente poi ha deciso di stare in Brasile al sole. Adesso quindi lo prendiamo in giro perché non c'è, ma invece sono molto grato, anche perché è sempre un grandissimo piacere tornare qui a Nexa. E io mi autoinvito spesso, quindi è vero che la cosa mi sta molto a cuore. Quindi non è la prima volta, spero non sia l'ultima, se tocca va bene. Due parole sulla presentazione prima di entrare in argomento. La presentazione è grosso modo organizzata in due parti, come vedrete. La prima è più leggera e tutti i ricercatori, le ricercatrici, gli ordinari, tutti quelli che sanno di robotica mi perdoneranno, perché sparerò un po' sulla Croce Rossa. Qualcuno di voi si offenderà, non vi offendete troppo. Lo sparare sulla Croce Rossa significherà sparare su tutti coloro che sostengono che l'intelligenza artificiale è in arrivo, dove la A e la I del titolo sono maiuscole, non l'intelligenza artificiale di Siri che ti parla, della televisione che capisce, se tu gli mandi comandi da Samsung, che poi fa casino perché questi dati chissà dove li mandano. No, quella vera, quella di Terminator, quella che, insomma, che è indistinguibile dall'intelligenza umana, l'intelligenza veramente artificiale, quella che Meccanti aveva a cuore, quella che quando Meccanti diceva ma qui IBM ci ha tirato una fregatura, questa non è la vera intelligenza artificiale, giocare a scacchi in questo modo non è il modo in cui noi volevamo che gli scacchi fossero giocati dal computer. Così si fa ingegneria, invece noi vogliamo fare intelligenza artificiale. E, ecco, che questa intelligenza artificiale non ci sia e non ci sia neppure all'orizzonte sarà argomento della prima metà della presentazione. La seconda metà invece sarà quindi una risposta, quindi la prima metà, negativa alla domanda. No, non c'è da essere preoccupati, perché non c'è proprio il fenomeno. Mi chiedeva un collega con quale discutevamo, ma quindi è come avere paura degli squali? No, è come avere paura dei fantasmi. Degli squali bisogna avere paura, perché ci sono gli squali. Dei fantasmi non bisogna avere paura, perché non ci sono i fantasmi. Allora, questa è la prima metà. Dove, di nuovo, lo dico l'ultima volta, qualcuno mi perdoni per... se vado a toccare nervi vicini ai propri interessi. Invece nella seconda metà, quelli che mi hanno perdonato nella prima dovrebbero essere rincuorati, perché la risposta invece è sì, cioè ci dovremmo molto preoccupare, ma dell'intelligenza artificiale con la A e la I minuscola, quella che in altri contesti sarebbe preferibile definire come smart technologies. Di queste c'è veramente da preoccuparsi, e cercherò di illustrare almeno quattro ragioni per cui ci si debba preoccupare, ma delle cose che stanno accadendo veramente, non di quelle che vengono presentate per ragioni, diciamo, di vendita del libro, di finanziamento pubblico acquisito o altro. Ora, come dicevo, si parte da lontano, da molto lontano. Ma quando i giornalisti scrivevano in linea, e altri tempi, e tanti secoli fa, avevano già capito che l'idea di avere qualcuno che facesse le cose per te era una bellissima idea. Questo è Vulcano che descrive a un certo punto questi suoi schiavi che girano, e sono dei tre piedi, come potete leggere, che girano in un'altra stanza e sono, come dice là, sono bellissimi a vedersi, fanno le cose da soli, e il finale è Marvels and B2C, cioè delle cose straordinarie. Questi sono dei robottini, che delle app, insomma, che funzionano benissimo, fanno le cose per te. D'altronde, se uno poi legge Aristotele, la descrizione di Aristotele dello schiavo, voi togliete la parola schiavo e mettete il robot, al suo posto è identica, è qualcuno che fa le cose per te e che tu o non vuoi fare o non puoi fare. Quindi quella storia della robotica è antichissima. Ed è antichissima, anche magari ne discutiamo durante il Q&A, spero che ci sarà modo, anche proprio per capire
tocco l'argomento momentaneamente, poi ci torneremo magari dopo, per capire l'importanza di quanto sia bello non avere un lavoro. Questo si può dire ovviamente in un contesto accademico, lo può dire un filosofo, ma è dal giorno uno che il programma umano è sempre stato quello di non lavorare. Allora, quando l'intelligenza artificiale comincia a dire preoccupiamoci perché ci toglierà il lavoro, bisogna capire qual è la preoccupazione effettiva, non l'assenza del lavoro, ma l'assenza di altre due cose che purtroppo sono state associate al lavoro da un po' di tempo o da sempre. Da sempre che è il salario e da un po' di tempo che è lo status sociale. Ma questi sono altri problemi che magari vedremo durante il pianeta. Da sempre qualcuno dovrebbe fare il lavoro per te. Ora, ci sono due narrative. Una è questa, ed è questa la prima parte della presentazione. Non voglio rovinarvi il film. Se non avete visto, i nostri colleghi lo chiamano Ex Machina, ma è Ex Machina, ovviamente. Ve lo sconsiglio. Molto. È un pessimo film, fatto male, pretenzioso e non affidabile dal punto di vista di che cos'è il test di Turing. Se poi avete tempo e soldi da perdere, perché no? Ma è un po' questo il robot che abbiamo in mente. Il robot che dovrebbe conquistare il mondo, rimpiazzarci, la singularity di cui parlerò male per un circa mezz'ora adesso. Questa è una delle narrative di cui abbiamo bisogno. È la narrativa della science fiction. Lui non ha bisogno di introduzione. E questo invece è raccomandabilissimo. Allora, quali sono gli argomenti che oggi circolano da parte dei neosofisti? Cioè di coloro che per guadagno personale, sostanzialmente, o per sciocchezza, io preferisco l'intelligenza del guadagno personale, anche se malvagia, piuttosto che alla sciocchezza di chi dice cose che di cui non dovrebbe proprio occuparsi. Ma nell'uno o nell'altro caso la valutazione dell'individuo in questione è pessima. Allora, quali sono gli argomenti che vengono presentati per far sì che ci si preoccupi? Cioè si va davanti al giornalista e gli si dice, o le si dice, guardi che c'è un problema, guardi che queste cose qua stanno andando a scatafascio, per una serie di ragioni ovvie. La robotica o la science fiction di cui prima non è science fiction, queste stanno avendo dietro l'angolo. Il Terminator sta proprio lì, la singularity è in arrivo. Allora io adesso vi farò vedere una serie di argomenti che vengono presentati da chi sostiene che la singularity è in arrivo, che l'intelligenza artificiale sta per esplodere. Che noi sostanzialmente siamo nei guai per questa ragione. Il primo è un argomento bellissimo e si chiama se, allora. Lo trovate ovunque, io non farò riferimenti perché siccome sono imbarazzanti, non faccio note di chi ha detto queste cose, ma vi assicuro che queste cose sono state dette da persone che hanno posti di lavoro in università anche prestigiose. Spero che il riferimento sia sufficiente. Allora, prima cosa, ci dobbiamo preoccupare dell'intelligenza artificiale. Sta per arrivare, ma perché? Se allora, se l'intelligenza artificiale dovesse arrivare, ma saremo nei guai. Per dirla in un cattivo italiano, se arriva l'intelligenza artificiale, allora siamo nei guai. Questo ragionamento è perfetto. Non fa una grinza. Chiunque abbia fatto il corso di logica 1 sa benissimo che se allora funziona. Il problema è che funziona anche per i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Cioè, se arrivano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, siamo veramente nei guai. Verissimo, ma ci mancherebbe, ma siamo ancora più nei guai. Com'è che non arrivano? E quindi l'allora non segue. È il se mio nonno fosse stato, eccetera, eccetera, allora era un flipper. Ecco, volgaramente, è un riferimento romano che spero non abbiate capito. È vero. Di qui la presa sul pubblico, sì, in effetti, se dovesse arrivare l'intelligenza artificiale saremmo veramente nei guai, ergo dobbiamo preoccuparci, no, ergo abbiamo a vedere la premessa non sussiste e quindi dobbiamo stare tranquilli. Dice, però lei professore sta sottovalutando una cosa importante, l'altro argomento è che si basa sulla possibilità, l'intelligenza artificiale è possibile, quel filosofo si riscalda subito, e dice, è possibile in che senso? E qualcuno si chiede, perché adesso ci sono anche tanti sensi di essere possibile, ma certamente, ce ne sono almeno due, per non parlare di tanti altri, che ha fatto il corso di logica modale, lo sa benissimo. C'è la possibilità che io domani perda il treno, possibilissimo, sono in ritardo, e c'è la possibilità che io domani vinca la lotteria, possibile ma poco plausibile. C'è poi
la possibilità che è semplicemente la negazione dell'impossibile. Cioè, è possibile che un essere umano viva eternamente? Sì, non c'è contraddizione nell'assumere che un essere umano viva eternamente. E tuttavia io non consiglierei a nessuno di investire in questa possibilità. Allora, c'è il possibile che è semplicemente la negazione dell'impossibile. E poi c'è il possibile che è il più o meno plausibile. Ora, quindi, noi stiamo parlando di intelligenza artificiale, per quello che ne sappiamo, del fatto che negare la possibilità dell'esistenza dell'intelligenza artificiale non è ragionevole. Quello che è ragionevole è dire che è altamente implausibile, che non succederà, che non ci sono ragioni per credere che stia per avvenire. Cioè che in realtà la possibilità in questione è semplicemente una possibilità logica. È la stessa possibilità che noi abbiamo che nel gettare quella moneta, che è 50-50, cioè che è perfettamente bilanciata, venga ogni volta che la lanciamo sempre testa. È possibile? Sì. Plausibile? No. Non succede. Perché? Perché ci sono tante altre ragioni. Allora, il ragionamento qui avviene subito, voi leggete il testo, e pian pianino viene presentato il possibile come, diciamo, ma lei sta negando, come fa a negare la possibilità dell'intelligenza artificiale? Che ne sa? Il futuro è aperto, giustissimo. Ma così è come è aperto anche il futuro della monetina che cade sempre di testa. Non succede. Allora, qui dobbiamo eliminare non soltanto il se allora, ma anche una possibilità che è semplicemente una possibilità logica. Sia di possibilità logica che stiamo parlando, allora non stiamo lavorando su un piano scientifico. Se invece è di possibilità in termini di plausibilità, di condizioni effettive attuali che possono essere realizzate in futuro, beh, queste devono essere mostrate. Non basta dire è possibile, non c'è contraddizione nell'assumere che l'intelligenza artificiale avvenga. Dice, forse, ma questi due argomenti magari li togliamo di mezzo perché in effetti sono un po' deboli. Allora, per togliere di mezzo definitivamente, io presentavo a un collega recentemente la possibilità che qualcuno in Nigeria ti abbia veramente spedito 10 milioni di dollari. È possibile? Oddio, è possibile. Vorresti agire su questa possibilità? Non credo proprio, perché è una possibilità appunto di non necessariamente impossibile. Ma non del fatto che ci sia la possibilità che qualcuno ti mandi, lo zio, che tu non hai mai conosciuto, vivi in Nigeria da sempre, ti manda 10 milioni di dollari, basta che mi mandi il tuo conto corrente. Insomma, attenzione. Allora, qui, quello che ci stanno vendendo è uno scam nigeriano. Cioè, l'intelligenza artificiale, fino a questo punto, è possibile nel senso di possibilità logica, nella stessa misura in cui, no, i 10 milioni di dollari arrivano dalla Nigeria. Avete capito come funziona quel giochetto? Vabbè, allora, se allora non va bene. Il CUD, è certo, se il CUD è in realtà è una possibilità logica, allora non siamo bene da nessuna parte. Però c'è qualcosa di più. Qua, professore, lei sta negando, in realtà, non capisce, non sa, non frequenta, non si è documentato, su il valore esponenziale della crescita dell'intelligenza artificiale. Da sempre questa intelligenza cresce, fa sempre di più, fa sempre di meglio. Crescita esponenziale. Beh, dopo ci rifletto un attimo, ma che è questa crescita esponenziale? Allora, la crescita esponenziale vi dimostra questo. Questa è una bella cosa che è uscita sull'Economist. Nel 1929 i tacchini pesavano quasi nulla, intorno a 13 kg. Dopo un po', scusate, 6 kg, dopo un po' sono arrivati a 13 kg, sono raddoppiati i tacchini. In effetti, io ve lo ricordo, il tacchino di un tempo era un animaletto, adesso ci sono degli stacchinoni enormi. Allora tu prendi, la crescita è esponenziale e arrivi a Turkzilla, perché ovviamente il tacchino raddoppia ogni volta, anni, quello raddoppia, tra un po' diventerà più grande di noi, diventa più grande del pianeta, diventa più grande dell'universo. La cosa migliore è mangiarseli tutti subito, ammazzate quando sono nati, perché il tacchino è una bestia feroce. Dice, ma questa cosa a me non mi convince. Ma come, prima ti piaceva l'exponential, adesso non ti piace? Qual è la differenza tra l'exponential della mia rumba che torna poi, cioè del robottino che pulisce per terra, a costi sempre minori, con minore energia, sempre più efficiente, di più, però il caffè non lo fa male, perché rumba pulisce per terra. Beh, il caffè non sa neanche lo spelling del caffè. E il tacchino, qual è la differenza? Che queste estrapolazioni non hanno alcun senso.
Cioè non ha senso dire, certo, la vita umana, tanti anni fa la media 30 anni, poi 50, 60, 70, 80, un giorno di questi diventiamo immortali, no sei un cretino, non hai capito proprio come funziona. Perché in quella bolla c'è un massimo dentro il quale ci si sta sviluppando e poi si arriva a una funzione di stasi. E allora nella iconologia classica, quello che noi dovremmo avere non è questa curva che va su e grosso modo l'argomento qui funziona in termini di eccetera, cioè un dito che punta. In realtà le crescite sono fatte così, e qui è il luogo giusto, al Politecnico, per farvi vedere queste cose. Sono curve logistiche, cioè c'è un momento di crescita, un momento vagamente esponenziale e poi c'è un momento di stasi. Questo se lo si fa vedere a qualcuno che ha un business qualsiasi, lo capisce tutto subito. Il prodotto va, vende, vende sempre di più, poi comincia a diventare un po' meno crescita, arriva a maturità, meglio trovare un altro prodotto, perché quello lì non è che da oggi tu ne vendi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ma tu non funziona così in nessuna parte del mondo. Allora, di nuovo, intelligenza artificiale, in che modo ha questa cosa esponenziale? Ma dice forse, però, qui beh, ha introdotto la questione del tempo. Allora, qui bisogna fare conti con il tempo. Se allora non funziona, se il code non funziona, se l'esponenziale non funziona, però prima o poi questa cosa che è. Prima o poi non è un argomento. Prima o poi ha questa pseudo scientifica rappresentazione. Ora, Singularity, per chi non, per fortuna non ne ha mai sentito parlare, beato lui o beata lei, perché sono certe cose pornografiche che non dovrebbe circolare, è questa idea che si raggiunge un punto, come vedete lì, quel punto verde di intersezione, oltre il quale l'intelligenza delle macchine parte, diventa superiore, si autogenera, si autocontrolla, prende il controllo del mondo, e noi restiamo indietro. La linea rossa continua a svilupparsi, bassa, mentre le macchine arrivano oltre. Ora, guardate un attimo questo grafico. Questo grafico lo presentasse uno studente di primo anno, sarebbe bocciato su. Non c'è una metrica, è tutta fantasia. Anzitutto il fatto che time. Allora, se quella distanza 1950-2000 è la metrica che stiamo utilizzando, voi capite che quello zero sta qualche secolo fa. Ora, noi in teoria avremmo avuto un'evoluzione dell'intelligenza umana nel giro di qualche secolo, ma non è vero. L'intelligenza umana si sviluppa su migliaia e migliaia e migliaia di anni. Quindi già la linea rossa è una bufala. Non è vero, noi siamo piatti da sempre. Allora, quindi la linea rossa non ha senso. Poi, quella curva che si impenna, di che cosa stiamo parlando? Il bello del mescolare le carte. Guardate a sinistra nella colonna delle Y. Intellectual level power. Intellectual. Ma da quando in qua noi attribuiamo a questo povero computerino qui una potenza intellettuale? In realtà il gioco l'ha già risolto. Tu cominci a parlare della potenza di calcolo in termini di potenza intellettuale, la potenza di calcolo cresce, ergo cresce la potenza intellettuale, bingo. No, bingo nulla, non a chi faccia attenzione alle parole. E allora, questo genere di grafica, che poi va molto, è la prima che trovate su internet, ma di queste ce ne sono in abbondanza, è priva di senso. In realtà questa costruzione esponenziale non ha senso. Allora, la costruzione esponenziale in realtà non è molto sensata. Si comincia un po' a giocare in difesa. La difesa è, ma immaginiamo pure che tu abbia ragione, questa intelligenza non arriva, non ci sta, in effetti ancora oggi cercare di far capire a questo computer che la preparazione era stata fatta in PowerPoint da un Mac è già un miracolo, infatti stiamo presentando un PDF perché questo povero computer non lo capisce. E andiamo avanti così. Però certo, quella è una questione di responsabilità. Allora, uno degli argomenti che trovate sempre in questo zuppone di roba è meglio essere un po' attenti, meglio essere safe than sorry. È meglio piuttosto correre pochi rischi che lasciare tutto nelle mani di computer impazziti, Terminator che va avanti a destra, a sinistra, a spacco. Una volta che questi non sono stati controllati, i rischi saranno pochi, ma se dovesse avvenire poi siamo finiti. Allora, con lo stesso criterio voi dovete portarvi un elemento di questo genere, in modo che così i marziani non vi leggano quello che succede nel vostro cervello. Dice, ma non ci sono marziani. Meglio se è pensato.
E nel dubbio, non si sa mai. Dice, ma lei allora che fa, torna in aereo a Londra? Veramente? Ma non sa che gli hai ricado? Meglio sempre, non so, non prenda l'aereo. I rischi si fanno, sono rischi calcolati. Il fatto che noi qualche cosa lo sviluppiamo, inclusa l'intelligenza artificiale, inclusa la povera Roomba che fa tutto un bel lavoro, vanno calcolati sulla base della plausibilità di nuovo dei rischi corsi. Ora, i rischi qua sono non minimi, non ci sono proprio in termini di realizzazione di intelligenza artificiale. Allora, il safe and sorry è in realtà una mossa retorica per mettere paura. Dice, è nel dubbio, ma il dubbio non ce l'avevo, perché ce lo devo avere ora e poi doverlo eliminare attraverso operazioni di tipo precauzionale. Questo è il più bello di tutti. Questo io l'ho sentito diverse volte. Allora, anche in questo caso, noi abbiamo avuto torto prima, in passato. We have been wrong before. Certo, qualcuno in passato ha detto non riusciremo mai a volare, e adesso ci sono gli aerei. Qualcuno ha detto non riusciremo mai a rompere l'atomo, ma adesso ci sono i nucleari. Vedi. Qualcuno ha detto qualunque cosa poi sia veramente successa, e vedi che adesso è successo. Allora, con questo ragionamento, qualcuno, lei dice, l'intelligenza artificiale non succede, e con lo stesso ragionamento domani vedrai che daremo la prova che è successo. Allora, il we have been wrong before è un bellissimo argomento che io raccomando a tutti, soprattutto ai miei studenti, perché permette di vincere qualsiasi argomento, non importa quale scemenza uno stia dicendo. Perché chiaramente uno prende A, che è stato negato, dimostra che poi A è accaduto, poi prende B, che è una qualunque scemenza, prende B come negato e con questa analogia dice che B avverrà in futuro. Ma questo è esattamente una cosa che apre tutti i lucchetti, ma perché li spacca tutti, non perché hai trovato la chiave. Cioè, questo apre qualsiasi porta, semplicemente perché le sfonda. Sfonda semplicemente tutte le porte. È un argomento in realtà troppo poco. Con questo argomento voi dimostrate tutto e il contrario di tutto. Allora funziona anche certo per l'intelligenza artificiale, ma purtroppo funziona con tutto. Funziona anche con l'immortalità umana. Noi in passato abbiamo pensato che non ci sarebbe stata soluzione per una malattia qualsiasi, per le cataratte. Oggi le cataratte si curano, è una banalità. In passato abbiamo pensato che eravamo tutti mortali, domani cosa? Con questi ragionamenti analogici uno va soltanto pasticcio. Allora anche in questo caso non stiamo andando da nessuna parte. Resta ancora un'ultima spiaggia del poveretto che sta cercando di convincere sostanzialmente il governo di dargli 10 milioni di dollari per occuparsi degli alti rischi di intelligenza artificiale che sta arrivando. Oddio. E c'è la expert survey. E io chiamo l'esperto. E qui qualcuno me lo deve dire qui come stanno andando le cose. E chi meglio dell'esperto può dirmi o non dirmi se l'intelligenza artificiale sta arrivando oppure no? E allora noi da chi andiamo? Questa tra l'altro purtroppo basta poco, ci vogliono 2 minuti su Google, c'è questa expert survey ed è stata fatta da un collega esattamente più o meno nella misura in cui adesso ve la descrivo. Da chi andiamo? Andiamo a chiedere, fammi un po' pensare. Allora, se io voglio sapere se esistono i miracoli, fammi un po' chiedere ai preti. Io chiedo a un sacerdote, ma i miracoli esistono? Tutti i sacerdoti che abbiamo intervistato, il 99% sostiene che i miracoli esistono. Oh, dico ragazzi, 99%, dico, non è che si scherza qui. Adesso io metto il survey, vado dagli esperti di intelligenza artificiale e chiedo, è possibile, avverrà? Il 99% degli esperti di intelligenza artificiale mi dice che sta per arrivare. Sì, cioè questo è il modo in cui tu conduci la scienza oggi, ma siete matti. Andiamo a chiedere magari a uno scienziato cognitivo che dice, nello scienziato dice, ma tu ce n'hai uno in casa, è la moglie, dice, guarda Luciano, noi veramente non sappiamo neanche che è l'intelligenza, per cui io non so di cosa state parlando, noi facciamo neuroscienza, non abbiamo idea di cosa sia l'intelligenza umana, riprodurla, boh, cioè, io non so l'oggetto di cui sto parlando, come faccio a riprodurlo? Ma tu capisci subito che magari il 99% degli scienziati che si occupano di scienze cognitive e di neuroscienza pensano che tutta sia una fandoccia, cioè che semplicemente sia parlato di fuffa, di cose, di soldi che devono essere spremuti dal governo. Allora, la expert survey, io farei attenzione, cioè il modo di farlo in maniera intelligente, quello di chiedere a chi ha un vested interest nel far sì che tutti credano che sia possibile, non è il modo migliore. Ecco, ci siamo, no? Allora, siamo un po' arrivati appunto al povero expert che pensa le cose a suo.
C'è poi quest'ultimo argomento, e siamo quasi arrivati, il not yet. Questo è bellissimo, perché questo qui in realtà è un caso di friendly fire. E I hate friendly fire. Questo friendly fire purtroppo non è presentato da chi non crede, parola sbagliata, da chi semplicemente constata l'assenza di qualsiasi condizione di possibilità attuale dell'intelligenza artificiale, quella con la maiuscola in futuro. Ma questi sono quelli come me che purtroppo, dovendo parlare con i matti che invece pensano che la singularity sia dietro l'angolo, mi dicono semplicemente: ah, ma lei allora pensa che non succederà mai, sarà impossibile. Tu sei uno scienziato, un filosofo serio, e l'impossibile è una parola forte, la usi con molta cautela. Impossibile è un triangolo con quattro lati, l'impossibile è il contraddittorio per chi ha fatto due corsi, due, ma anche uno di logica. L'impossibile è come il random perfetto, è una cosa rarissima. Allora tu sei costretto a dire: no, guardi, non è impossibile. Ah, allora è possibile. No, lei non ha capito, mio caro giornalista, io non ho detto che fosse possibile, che l'impossibile è una cosa talmente rara che dire che sia possibile non è possibile. Però, si ricordi, no, lo scama nigeriano, è possibile in quel senso lì. Allora, il friendly fire qui è che molti di noi, quando interrogati dal giornalista, poi sono costretti a dire: allora, sì o no, mi dica, se ne esco con no yet, non ancora. E molte, moltissime, bravissime persone, grandi esperti, mi dicono semplicemente: guarda, per quello che ne sappiamo noi, ancora non succede, non succederà, non oggi, non domani, non nei prossimi vent'anni. Resta sempre lottarlo. Questo è un argomento usato poi per portare acqua al mulino della singularity. Resta sempre lottarlo, ma no, yes. Ma allora il futuro è giorni questi. E questo purtroppo è un friendly fire. Allora, noi un test ce l'abbiamo e cominciamo a entrare nella seconda parte del talk. In realtà un piccolo test per capire come se l'intelligenza artificiale è arrivata oppure no, ce l'abbiamo. Non è un gran test, di studiare con Massimo Durante, è in realtà una cosa molto molto semplice, elementare, ed è il test di Turing. Ora, qui al Nexa non devo spiegare che cos'è il test di Turing, però magari per quelli che ci stanno sentendo, al volo, non so se vedono anche le immagini, i nostri, non quelli. Allora, ci siamo noi da una parte in una stanza e ci sono due agenti, di cui non conosciamo la natura, nelle altre due stanze. Uno è un computer e l'altro è un essere umano. Non sappiamo chi è chi. In questo caso non sappiamo se A o B è un computer o un essere umano. Noi siamo C. Turing nel 1950, ricordate, 1950, 50, è importante, questo 5 ritorna, e dice, presentando il test: ma secondo me non c'è modo di capire che cos'è di dare risposta alla domanda can machine think, perché lui, essendo un genio, mi dice nel paper, dice: perché non abbiamo idea né di che cosa significhi machine, né di che cosa significhi think. Geniale, eh? Voglio dire, una lezione che noi poi ci siamo scordati. Però si può fare un test. È un po' come dire: io non so chi è che sa guidare la macchina, però gli faccio un test. Se passa il test, è uno che sa guidare la macchina. Qualunque cosa sia il saper guidare la macchina. Allora noi mettiamo un uomo, o una donna, poi nel suo caso c'era anche tutto un problema di quale tratteremo, insomma, dall'altra parte, è una macchina. Se voi nel fare domande per 5 minuti, il 70% delle volte, non capite chi è chi, beh, la povera macchina avrà passato il test. Sarà tanto intelligente quanto, almeno, l'essere umano che voi avete scelto di mettere dall'altra parte della stanza. Bene, come stiamo andando con questo test di Turing? Oh, questa è una cosa di una banalità, brutalità elementare, cioè ridurre l'intelligenza umana a questo significa veramente ridurre, non so, tutta la cucina alla pizza margherita, cioè proprio vuol dire parlare dell'ABC, però c'è meglio di niente. Allora, siamo arrivati a pianti a reno. Come stiamo andando col test di Turing? Allora, Turing nel 1950 scrive: nel 2000 le macchine passeranno il test. Perché il 2000? Perché era il 1950. Ci abbiamo 5 dita, aggiungi 5 decenni e arrivi al 2000. Fanno così a Cambridge, eh? Adesso vi farò vedere, questa è la scienza come la fanno a Cambridge. E allora aggiungiamo 50 a 2000, non si è proprio vista questa intelligenza artificiale, voi non siete accorti, di stupidità in giro ce n'è tanta, ma di intelligenza artificiale ancora no. Uno dei jokes che provi online c'è: printer not found. E il tizio dice: it's right there. Cioè, come fai a non trovare la printer? Sta là davanti. Ma perché il povero attrezzo? Giustamente non trova la printer, però hai ragione. Quindi, jokes. Allora, il 2000 non ha avuto successo.
Nel 2018 Eric Schmidt, Google, in un'intervista dice, Eric Schmidt è molto più intelligente di altri, dice, non io ritengo che l'intelligenza artificiale passerà a testa ingiurica, ma dice, molti nell'ambito dell'intelligenza artificiale ritengono che, secondo voi quando è che l'ha detto questa cosa? Nel 2013. 5 anni, 2018, tanto così va la scienza umana. Allora lui nel 2013 dice, ma sì, tra 5 anni, se ce l'avevamo 6 di vita, saltavamo un anno, benissimo, nel 2018. Adesso ci torneremo su questo 2018. Poi c'è Kurzweil, il padre della singularity, e spara una cifra del tutto improbabile. Lui dice, nel 2028, dicendo, però qui c'è uno studio dietro, c'è qualcuno che le cose le sa, ha visto la traiettoria, l'esponenziale, l'infinito, il CUDA, ha fatto tutto, poi c'hanno i computer, questi c'hanno i big data, ma ragazzi, c'hanno i big data, questi sanno tutto. Per 2028 va a calcolare. No, è perché lui nel 2028 avrà 80 anni. E andagli torna comodo, che quando, al suo compleanno, l'intelligenza universale sarà arrivata. Non si fa così, di nuovo. Poi, non devo presentare un altro collega di Cambridge, il quale sostiene che una delle grandi preoccupazioni dell'umanità oggi, quello che è la preoccupazione primaria sulla quale dovremmo investire, è esattamente l'arrivo di intelligenza artificiale, dimentichiamoci il fatto che non ci sarà comunque un ambiente di cui preoccuparci nel 2115, se continuiamo così, e mi dice, secondo me l'intelligenza artificiale arriverà nel 2115. E tu ti chiedi, ma quando l'ha detto? Non l'avrà mica detto nel 2015, e nel 2015 l'ha detto, 10 figli, 100 anni. Allora, essendo più curvo di Turing, Turing l'ha raddoppiato, un Turing doppio, invece di 50, 100, massimo anche 200, ma dai che ci siamo. Punto e virgola, cioè per ricordare la cosa, ma metticene anche un altro, se tanto siamo ragazzi. E soprattutto la cosa geniale è sparare una cifra quando tu non ci sarai più. Nessuno potrà arrivare al 2115, te l'avevo detto che ci avevi detto che non era così. Allora nel 2115 nessuno di noi ci sarà per dimostrare che l'intelligenza artificiale non è arrivata, ma nel 2018 sì, invece, e torneremo tra poco con questo. Nel frattempo come stanno andando le cose? Questo è il test di Turing come è stato fatto nell'ultima versione. Domandina: la macchina non poteva entrare nello spazio di parcheggio perché era troppo piccola. Che cos'era troppo piccolo? Risposta di chi non sai chi, dall'altra parte. Non sono un'enciclopedia sulle gambe. No, io so che sei un computer. Perché non sai differenziare se era troppo piccola la macchina o lo spazio dove parcheggiare. Qualunque essere umano capisce subito quella frase. La car could not fit in the parking space, it was too small. E che sarà troppo small? La car o il parking space? Ovviamente, siccome i computer poi la semantica non la gestiscono, giustamente, perché sono syntactic engines, e dispiace appunto, ma siamo ancora lì. Ora, vorrei anche presentare, questo era il Non-Learner Prize, di cui ho fatto anche il giudice la prima volta che arrivato in Gran Bretagna, e questa cosa ve la posso raccontare velocemente. Quando abbiamo fatto questo test, la giornalista accanto a me della BBC cominciò a fare domande. Avete capito il gioco, si fanno domande, risposte, si cerca di capire chi è chi. Prima, questo non me lo scorderò mai più, perché è come prendere un ceffone da uno che passa per strada, si avvicina a te, dà uno schiaffo e va via, resta allibito, stupefatto. La tizia chiede, ti piace il gelato? Sì, no, oddio. Non si capisce chi è chi. E chi sarà adesso, il computer o l'essere umano? E guardi, no. Io tanto, ma non sono, funziona così, se lei fa tutte domande così non ne usciamo lì. Mentre faccio domande cerco di fermare la giornalista della BBC, e lei dice, no, se faccio un'altra domanda, questa volta ce l'ho io una domanda, guardi, adesso questo qui lo metto proprio in crisi. Guarda, scrive, credi in Dio? Sì, no, ecco, ha passato il test di Turing. E la risposta è sotto, è lei che non ha passato il test di Turing. Inevitabilmente, purtroppo, signora mia, ci vuole un minimo di intelligenza per interagire anche con le macchine. Allora, la povera macchinetta giustamente non può spiegare, perché se tu fai domande sì, no, l'attrezzo è giustamente insinibile rispetto all'essere umano. La domanda che nel frattempo stavo facendo io era la seguente, che è una domanda molto romana per chi
ha seguito queste cose. La domanda romana sarebbe stata la seguente, che io non ho posto perché non era comprensibile. I quattro evangelisti sono tre, Pietro e Paolo. Questo tipico joke romano. Però loro erano in contesto britannico, quindi ho spiegato, guarda, le tre capitali della Gran Bretagna sono due, Liverpool e Manchester. Che c'è di sbagliato in questa frase? Uno mi ha risposto, guarda, lei non ha capito niente, ha detto tre, poi due, Manchester, okay, è una confusione completa. E l'altro, non ho capito la domanda, me la puoi ripetere? Adesso mamma mi può pensare chi è il computer invece che... Perché poi, giustamente, allora, non ci siamo pronti. Allora, arriviamo alla sfida della melanzana, che io ho lanciato nei confronti di Eric Schmidt, che però lui in quel momento non ha ancora raccolto. Se nel 2018 una benedetta macchina passa il test di Turing, io mi mangio un piatto così di melanzane che odio, questo siamo anche un record, me le mangio tutte, torno qui, me le mangio davanti a voi, perché purtroppo il fatto che i computer facciano cose sempre meglio e sempre di più al posto nostro non ha nulla a che fare con il fatto che lo facciano come lo facciamo noi, è tutto un altro mondo, è tutto un altro mondo, non c'entra niente e stiamo soltanto generando confusione. La realtà invece è questa, Rumba, io la raccomando a tutti, se voi avete un frigorifero, una lavastoviglie e una lavapiatti, compratemi Rumba, perché da oggi in poi non pulirete più per terra. È un attrezzo bellissimo, funziona benissimo, indistruttibile, pulisce tutto, si firma, ha sensori, è bravissimo. Ovviamente è una lei, perché a casa nostra Rumba è un'amica. Noi queste cose qui le sappiamo a memoria, io adesso ve le faccio vedere così al volo. Cioè, queste sono le escalation di cui parliamo, la quantità di potenza di processazione dei dati, i costi che ormai vanno sempre a scarapaccio, non costa più niente processare tutti quei dati. Se voi guardate qui su, questo numero qua, io sfido chiunque a leggerlo, perché quello sarebbe il costo dell'equivalente fatto a $100 oggi di un iPad 2 se noi l'avessimo comprato nel 1940. Quelle cifre lì le leggono soltanto i generali americani, okay? Nessuno è in grado di leggere una cifra del genere. Ecco, quello sarebbe stato il costo della potenza di calcolo di un iPad 2 fatto pari a $100 oggi, o meglio, no, qualche anno fa, 2010, nel passato. Ma questi dati, noi ce li abbiamo e lo sappiamo bene, questi hanno generato una massa di dati straordinaria. Tutti i dati che abbiamo, grosso modo, li abbiamo creati negli scorsi 10-15 anni. Tutti quelli che abbiamo. Quello che precede è una sciocchezza. Noi nel 2020 avremo circa 35 zettabyte, che poi se sono 35, 45, 32, una massa enorme. Da quando siamo usciti dalle caverne a oggi, ne abbiamo creati meno di uno di zettabyte di roba. Allora capite che una trentina, dice guardi, un etto e mezzo, ma faccia due etti signora, non ha importanza, nel senso che... Se sono grosso modo 30 in zettabyte li abbiamo creati e uno tutta la storia dell'umanità, è chiaro che tutti i dati che abbiamo li abbiamo creati come massa nello scorso poco decennio o giù di lì. Questo crea enormi problemi, magari possiamo discutere dopo. Ma tutto questo ovviamente, la escalation di quanto processiamo, quanto costano poco, tutti i dati che si accumulano, chiaramente la comunicazione avviene tra le macchine, giustamente, ci mancherebbe, questo è un dato impatto per lui. L'abbiamo passato prima del 2010, in cui ci sono più macchine che parlano tra di loro piuttosto che esseri umani. Se oggi dovesse arrivare qualcuno da Marte e occuparsi di semiotica e comunicazione, probabilmente tratterebbe gli esseri umani come un fenomeno marginale, nel senso che poi in termini di quantità di dati che si scambia di comunicazione, sono le macchine che parlano. Noi siamo lì a fare qualche cosina, ma insomma la vera massa di dati che va e viene è machine to machine. Se Cisco, da cui viene questo diagramma, ha ragione, quando raggiungeremo il 2020 ci saranno circa 7 oggetti che si parlano tra loro per ogni persona vivente. Questo tutti inclusi, incluse anche le persone che non hanno mai fatto una telefonata in vita loro, il che vuol dire che tutti quelli in questa stanza ce ne avranno almeno 35 di oggetti, perché ce ne saranno altri che non ne avranno nessuno. Quindi la cosa è mostruosa ed è chiaramente indicata da tutte quelle lucette che vanno e vengono, quando torniamo a casa e si parlano tra di loro e noi non sappiamo neanche di che cosa stanno parlando tra di loro. Ora, questo va tutto bene, ma che cos'è che è successo mentre tutto questo avveniva? Vi ricordate quelle due strisce, quella che va giù, quella che va su, il bel cerchione di dati e tutta questa massa di informazioni che stiamo gestendo. Questo di nuovo siamo nel posto giusto dove non dover spiegare che cos'è questa immagine, ma è un'immagine banale di un braccio meccanico e
lo spazio disegnato da quel braccio meccanico, almeno in inglese si chiama envelope, il termine italiano non lo conosco, non so se si usa lo stesso, e, è lo spazio tridimensionale in cui quel robot riesce ad operare con successo. Allora io qui, utilizzando quella parola, in realtà utilizzo l'inglese per dire quello che noi abbiamo fatto e la ragione per cui le nostre macchine funzionano sempre meglio. Non è perché noi abbiamo creato macchine che hanno a che fare con successo con il mondo esterno. Voi provate a comprare un prodotto IKEA e a scatenare roba nel costruirlo, a metterlo insieme. No, good luck. Manca un bullone, quel bullone deve essere spanato, dove sta la tavola, le istruzioni, si capisce niente. Ma non riescono due esseri umani con due PhD a Oxford a metterlo insieme quel tavolino? Riferimento biografico serio. La povera rumba. Allora, in realtà quello che abbiamo fatto è stato costruire sempre di più, e questo lo stiamo facendo oggi, e questo è una delle cose di cui ci dobbiamo un po' preoccupare, stiamo costruendo il mondo per adattarlo alle nostre macchine, cioè non abbiamo creato oggetti che si adattano al mondo, stiamo trasformando il mondo in modo che sia una grande envelope all'interno del quale queste macchine, che poi restano abbastanza semplici nella loro operatività, hanno sempre maggior successo. Allora è un mondo che si sta trasformando in machine friendly, non è, sono macchine che sanno avere a che fare con il mondo. Questo per avere un po' più di concretezza, questi sono i dati europei più recenti. E quando si guarda a chi va online in Europa, 500 milioni di persone, questa riga vi dimostra che oltre il 20% degli europei è online quando non è né in ufficio né a casa. E dove stanno? Ma dove stiamo? Ma stiamo in questa envelope, non usciamo più. Adesso tra un po' vi spiego perché, ma noi stiamo sempre dentro la lavatrice. Lo spiego tra un attimo. Dalla lavatrice non stiamo più uscendo. E questa lavatrice in cui operiamo, le macchine operano molto meglio di noi. Non c'è driverless car se non c'è anche il GPS, la mappa, i sensori e tutto il benedetto tagging che gli va incontro. È quello che, insieme ovviamente a tutta una serie di algoritmi di umana provenienza, permettono alla macchinetta di arrivare da A a B a C. Allora, che c'entra la lavatrice? La solita è questa qua. Questa è una cosa abbastanza seria. In alto a sinistra trovate quello che si descrive, in termini un po' pretenziosi, una ontologia. L'ontologia, quindi, è il fatto che io costruisco quella scatola intorno a un robottino facile, facile. Nessuno, come si dice in inglese, in his right mind, pulirebbe i piatti come fa una lavatrice o una lavastoviglie. La lavastoviglie ha queste due palle che girano. La prossima volta che entrate in casa e io sto lì, mi portate al manicomio. Allora perché? Le due palle girano, ci metto un po' di sapone e poi costruisco un bel box, la envelope, intorno al computerino semplice semplice. Quello in mezzo è l'errore. Il modo in cui noi concettualizziamo la robotica del domani, un robot come noi, che pulisce piatti come me. Quello in alto a destra è il robot che io voglio per Natale, perché è quello che fa da interfaccia tra due spazi, tra due ontologie, l'ontologia che si chiama cucina e l'ontologia che si chiama lavastoviglie, e prende i piatti dalla cucina e li mette nella lavastoviglie. Al momento quell'interfaccia sono io, e quell'interfaccia dovrebbe sparire, non c'è necessità che quell'interfaccia sia lì, è un processo abbastanza elementare che il robottino può fare benissimo. Il giorno in cui noi trasformiamo tutta la cucina in una envelope, non è che all'improvviso, come la giornalista della BBC, oddio, arriva l'intelligenza artificiale, siamo noi che abbiamo trasformato il mondo per renderlo machine friendly. Allora, tutto bene, fine del discorso, per fortuna, rilassiamoci, andiamo a casa, saremo tutti contenti? No. Questo processo che ho cercato di illustrare in maniera leggera, poi si può fare un discorso un po' più complicato se volete, di enveloping the world, cioè di trasformazione del mondo in machine friendly, in realtà crea delle serie sfide, sfide sulle quali sì che bisognerebbe investire, non su Terminator arriva o non arriva, l'intelligenza artificiale arriva o non arriva, quella serie, quella della science fiction. E queste quattro challenges adesso ve le illustro un po' velocemente perché non abbiamo tanto tempo. La prima, ve le dico un po' in inglese, ma tanto poi ci intendiamo, è la cosiddetta replaceable agency. Noi per tanto tempo siamo stati gli agenti smart, intelligenti dell'universo e c'eravamo solo noi. Adesso siamo rimpiazzabili, ma la rimpiazzabilità nostra è senza limiti. Questo viene spiazza il giornalista che ti sta intervistando e dice: ma allora lei crede in intelligenza artificiale? E tu gli spieghi che non ha capito niente, devi proprio cominciare da capo.
Dice, no, lei non ha capito. Il fatto che questi qui, questi attrezzi che noi costruiamo faranno sempre meglio e sempre di più, il limite è il cielo, come si dice in inglese, è lo sky. Qualunque cosa noi facciamo oggi è praticamente rimpiazzabile, come poi ve lo vedrete in un attimo, da un robot più o meno intelligente nel senso banale del termine, cioè smart. Questo è il quadro che si presenta. A destra, credo che voi abbiate già visto questo, questa statistica, è un po' vecchia, del 2013, ha fatto scalpore, anche perché i due colleghi di Oxford, Osborne, Mike è ancora con noi, mentre Frey è andato via, hanno analizzato, come dice appunto la slide, cosa avviene se si comincia a pensare alla computerizzazione del lavoro nel mercato americano. La data source lì, per quelli che non riescono a leggere, era il Bureau of Labor Statistics. Una volta che noi cominciamo a pensare alla probabilità della computerizzazione di un particolare lavoro e quindi alla distribuzione di chi lo perde e chi lo mantiene. Allora, quella bella grafica a sella, cioè così a uno, da un lato ci sono quelli che non lo perderanno mai, in mezzo ci sono quelli che vanno di qua o di là, e dall'altro sono quelli che lo perdono completamente. Allora, tanto per portare un paio di esempi classici, c'è chi fa i massaggi, stiamo tranquilli, perché il massaggio tu non te lo vuoi far fare da un robot, no? Non si sa mai, lo rimagari, poi dopo spinge un po' troppo ti spacca due costole. Però il paralegal va via, non c'ha proprio futuro, una società in cui abbiamo robotini, cose intelligenti, la app, e il paralegal è finito. Cioè quello che va in archivio e trova tutte le sentenze di quella cosa, e quello lo fa bene una app, non ci vuole niente. Allora, c'è questa completa spartizione delle acque tra chi è completamente rimpiazzabile e chi non lo è affatto. Ora, però, guardate dei dati che in realtà non sono stati molto studiati. E questo è successo perché a me è avvenuto di fare una consulenza con il Ministero dei Trasporti in Finlandia. Ci vuole anche un po' di fortuna ogni tanto. Questi avevano rifatto lo stesso studio. Ho detto, guarda, questo studio non è così, erano molto convinti i colleghi. Questo non lo sa nessuno, ma lo faccia sapere al mondo, lo dica, guardi che la cosa è più complicata. Lì la descrizione sarebbe più complicata e va su e giù. Vedete che i lavori, alcuni saltano, alcuni no, alcuni su, alcuni meno. Perché? La differenza tra destra e sinistra, e questo il paralegal nella nostra stanza sarà contenta o contento, è che mentre a destra i colleghi di Oxford, se voi leggete il paper, è un paper molto serio, dicono giustamente, noi non prenderemo in considerazione l'impatto della legislazione. A sinistra hanno fatto il contrario. Hanno detto, proviamo anche a vedere cosa succede se la legislazione fa la differenza. E se la legislazione fa la differenza, come ha sempre fatto e come farà, succede quello. Alcuni lavori sì, alcuni no. Ma il mondo è un po' troppo, molto più complicato. Dice, che c'entra la legislazione con la robotica? C'entra tantissimo. Analogia e poi esempio. Analogia. Immaginiamo di stare parlando del mondo dell'impiego all'interno delle centrali nucleari. Da un lato non prendiamo in considerazione gli aspetti legali, dall'altro sì. E poi applichiamo questo alla Germania, dove a un certo punto hanno deciso che il nucleare lo togliamo. Politicamente, con un gesto di tipo normativo. Non è che non è possibile. Semplicemente da oggi a domani la Germania smette di avere nucleare. Cioè, allora quel mondo lì lavorativo è finito. Cioè tu vuoi fare l'ingegnere nucleare in Germania? Non credo proprio, pessima idea. Allora è chiaro che la legislazione ha un altissimo impatto su dove va il mondo del lavoro e quindi anche sul successo meno dell'intelligenza artificiale intesa in questo modo. Questa era un'analogia. L'esempio è il seguente. Se domani qualcuno dovesse decidere che indipendentemente dalla fattibilità o meno della tecnica in questione, se lei ha un taxi ci deve essere un guidatore umano dietro il volante, la driverless car, che ha un enorme impatto a destra, non ha alcun impatto a sinistra. Possibile che saremo così sciocchi da impedire ai taxi di essere driverless? Beh, qui forse un ragionamento anche storico ci sta bene. Voi quanti treni conoscete che vanno da un punto all'altro senza alcun guidatore sopra, treni, con la rotaia, dentro, sì. Va bene, allora forse il driverless car lo troviamo all'aeroporto, a Napoli,
forse meno. La questione è aperta. Allora non vi sto dicendo problema risolto, no, la questione è molto complicata, ma è complicata perché ci sono altri fattori che noi non stiamo prendendo in considerazione. Quando recentemente, adesso arriverà anche in Italia, un collega ha presentato qualche settimana fa lo stato delle professioni, Richard Susskind, è molto bravo, hanno studiato cosa succede se tutto questo avviene per i medici, per gli avvocati, per gli architetti. Non abbiamo discusso il seguente argomento, perché l'analisi è molto semplice. Arriva la tecnologia e questa professione sparisce. Forse, perché la tecnologia è anche arrivata, ad esempio, nell'ambito della musica, però non è che non ci sono più musicisti. Certo, ha trasformata, rivoluzionata, ma ci sono ancora orchestre, ci sono ancora principianti, c'è gente che va ancora al conservatorio. Allora le cose stanno più complicate. Io non sto dicendo allora non c'è problema, anzi il problema è vivace e in realtà è proprio qui dovremmo studiare, ma la cosa è molto complicata. Complicata anche dal seguente diagramma. Questo qui è una qualsiasi banale curva gaussiana, ci mancherebbe. Questa è applicata al quoziente di intelligenza. Purtroppo qualunque popolazione uno prende umana, la curva è quella, non cambia. Noi tutti speriamo di essere dal 100 al 180. Purtroppo sappiamo che qualcuno sta dal 100 al 20. Non in questa stanza forse, però non c'è niente da fare. Allora, il problema è che la curva resta ferma e invece le domande dal punto di vista lavorativo della nostra società di informazione stanno spingendo quella curva sempre più a destra. Un conto è passare da un mondo agricolo a un mondo industriale dove invece di togliere le staffe ai cavalli o che altro devi no, di zappare la terra, vai a imbullonare qualche altra cosa. Altro conto è chiedere a quello poi di fare il webmaster. Allora c'è in realtà una piccola fallacia qui che purtroppo è spesso sembra essere spesso presente nell'Economist, e cioè che l'industria tanti ne distrugge, tanti ne crea. Ma la storia non è proprio così semplice. In realtà il mondo di oggi crea lavori molto più complessi, e questo l'abbiamo visto stamattina al Politecnico, dove appunto avere il dottorato dal Politecnico di Torino in ingegneria è condizione necessaria e a volte insufficiente per trovare lavoro. Allora forse non è proprio banale dire che tanti in agricoltura, tanti in industria, tanti nella società dell'informazione. Forse sì, forse no. Tutto da vedere. Almeno poniamoci la domanda, perché questa semplice equazione che ogni innovazione tecnologica distrugge e crea tanto quanto non sta in piedi. Va rivista, va studiata. Seconda questione di cui preoccuparsi seriamente. La nostra predicibile libertà. Questa di nuovo non è science fiction, non è roba singolare di 2018, 3522, il numero che volete in mente. Questo c'è scritto, per chi non riesce a leggerlo, 2013, è già avvenuto. Questa è la corte di Filadelfia che decide di usare il computer forecast per predire il comportamento criminale futuro e determinare sulla sua base l'entità della pena. Cioè vi dice, guardate che siccome tu hai questo profilo e io sospetto che tu, se non ti do una pena abbastanza robusta, ci ricadi un'altra volta, allora mi sa che rincaro la dose. Vuol dire che io forse ti do una spintarella in più. Sulla base di cosa? Big data, algoritmi, cioè di predicibilità della nostra libertà, che parlare di minority report è una falsa riga, vuol dire confondere quella che non è più science fiction con invece una realtà che sta avendo migliore. Fattibile, dovremmo continuare a fare così, stiamo delegando alle macchine, dice, queste sono cose gravissime, che però stanno avvenendo prima ancora che la riflessione si faccia critica e prima ancora che la legislazione poi decida se è una cosa fatta bene oppure no, e questo è pericolosissimo. Ho trovato questo che è stato introdotto in Gran Bretagna, sta arrivando anche dalle parti nostre. Poi sempre in questione di libertà, ma in questo caso si parla di autonomia, cioè di capacità di autodeterminazione, l'autodeterminazione non è necessariamente libera, vuol dire semplicemente che mi do regole da me stesso. Un termostato può essere autonomo senza essere libero, tanto così per capire da che parte stiamo. Allora, questa autonomia è anche influenzabile, e questo è un altro fattore su cui preoccuparsi molto. Vi porto un piccolo esempio, così di nuovo stiamo un po' sul concreto. Questa è la spesa della cosiddetta programmatic advertising a livello mondiale. La proiezione è fino al 2017, quindi siamo già in territorio abbastanza noto. Nel 2017 arriveremo a 33 miliardi di dollari, che sono tanti, Allora, se fare un conto che il GDP della Svezia sono 600,
capite che 33 non è proprio, non sono noccioline. Che cos'è il programma di advertising? È l'equivalente nel mondo della pubblicità di quella che è la lotta tra macchine nel cyber war. Cioè bisogna arrivare ad occupare uno spazio, che è lo spazio della pubblicità, ad esempio su Google. Quello spazio è venuto a un certo costo, c'è un certo modo di fare il bid per quello spazio, l'occupazione di quello spazio deve avvenire in microsecondi, per percentuali di soldi, e quindi soltanto le macchine possono farlo, soltanto l'intelligenza artificiale mi permette, così come anche in finanza e tutto il resto, di poter vincere e arrivare a pagare il meno possibile per il massimo quantitativo di spazi, nel modo più utile, nel modo, eccetera, eccetera. Perché questo esempio? Perché poi queste operazioni finiranno poi per influenzare la nostra economia. Questo è advertising che poi mi finirà per determinare se io avrò acquistato questo bicchiere o invece quella tazzina, presentandomi di volta in volta i prodotti in un modo o nell'altro. Anche qua la influenzabilità dell'autonomia umana è ad alto rischio e c'è di che studiare e preoccuparsi. Poi in tutto questo c'è una tendenza a delegare e quindi a dipendere da sistemi complessi che è straordinario. Oggi di nuovo vi porto un piccolo esempio, sempre per restare un po' sul concreto. Questi sono dati sui quali quasi nessuno è in disaccordo. Vengono dalle Nazioni Unite, dal Department of Economic and Social Affairs, ed è una proiezione di dove andranno a vivere, dove vivranno gli esseri umani nei prossimi anni. Arriva fino al 2050, per ovvie ragioni dei soldi 5 dita, ma sono appunto proiezioni abbastanza ben accette, non particolarmente problematiche. Vi dicono quanto crescerà la popolazione urbana. Ora, questo va sotto il titolo di smart city, ma tante di queste cities non saranno poi così smart, ma grosso modo il numero percentuale della popolazione arriveremo a numeri straordinari. Cioè, l'umanità vivrà nelle città, la campagna, tutto il resto, c'è poco da fare. Questi sistemi sono ad altissima densità tecnologica, lo sappiamo benissimo, e di nuovo non va spiegato qui a Nexa. Ma che significa questo? Questo significa che la fragilità di questi sistemi è pericolosa. E quindi tanto più noi finiamo per affidarci e costruire la nostra esistenza sulla base di questi sistemi, tanto più dovremo occuparci di questioni di rischio, di affidabilità, di delega, di chi controlla cosa. E questo non è che non si stia facendo, ci mancherebbe, cioè noi veniamo appunto da discussioni di tesi dottorato che si occupano già di questo in maniera molto attenta. Ma è qui che bisogna investire, non sull'arrivo di Terminator, perché il Terminator siamo noi. Se qualcosa andrà a scarafascio sarà perché l'avremo costruita noi male, senza pensarci prima o senza preoccuparcene al tempo giusto. Allora, le due domande che io con le quali vorrei chiudere sono queste qui. Noi che infosfera stiamo costruendo? Questa è la domanda sulla quale vorrei vedere un po' più di sforzo piuttosto che preoccuparsi dei fantasmi. E in questa infosfera che stiamo costruendo, ma quale progetto umano stiamo perseguendo? E anche qua, possibile che tutta la preoccupazione sia legata a inflazione, GDP e numero di posti di lavoro, quando questa è semplicemente la benzina dentro l'automobile, ma non vi dice dove vogliamo andare. Cioè è una condizione necessaria per avere un futuro, ma non vi dice quale futuro vogliamo raggiungere. E questo è momentaneamente, come si dice in inglese, disappointing. Nel senso, è un peccato che la politica oggi sia ridotta a economia e l'economia sia ridotta a condizioni necessarie del progetto umano, senza avere l'abilità di proiettare verso il futuro il dove vorremmo andare e che cosa vorremmo fare con questa nostra infosfera che stiamo costruendo. Qua mi sembra che ci sarebbe molto più da investire piuttosto che nel preoccuparsi arriverà o non arriverà l'apocalisse elettronica. Allora, tre considerazioni al volo. Dobbiamo pensare di più e meglio, dobbiamo costruire o design meglio e dobbiamo essere molto più attenti in quello che stiamo facendo. Queste sono questioni che stanno molto più a cuore di quanto non sia invece la presenza dell'intelligenza artificiale. E siccome siamo partiti con un classico, chiudiamo con un classico, da Omero a Shakespeare. E qui ci vorrebbe una voce un po' più seria, una pronuncia un po' più decente della mia. Questo è da Giulio Cesare. E qualcuno ricorda
because that men are sometime are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings, schiavi. Se noi saremo schiavi e non saremo in grado di aver costruito la società del futuro, non sarà perché sarà arrivata la società del futuro in cui l'intelligenza artificiale è esplosa, non sarà perché qualcuno ha passato il test di Turing, perché il mio computer non avrà intelligenza, non capirà niente, non avrà semantica, non sarà la differenza tra vero e falso, tutto non gliene fregherà niente se io sono morto. Purtroppo sarà una responsabilità totale, completamente, solamente umana. Ora di questo preferiamo dimenticarcene e preoccuparci dei cavalieri dell'Apocalisse e dell'intelligenza artificiale che non arriverà domani. E con questo possiamo passare al Q&A. Grazie. Allora, le obiezioni non sono benvenute. Ma no, casomai così faccio una bella obiezione. No, grazie. No. Obiezioni, domande, chiarimenti, insomma, abbiamo un po' di tempo. Quanto tempo abbiamo? No, quindi insomma c'è tutto il tempo per dibattere, chiarire, vedere, insomma, esplorare. Io sarò gentile, cercherò di essere gentile. Farò del mio meglio per essere gentile. Insomma, ecco. Io non sarei. Quindi i lavori che andranno a sparire sono quelli in cui le persone tra i 20 e il 100 lavorano adesso che come influenza. Sì, allora i lavori che vanno a sparire, se uno vuole invece di basarsi su statistiche diciamo di tipo quantitativo, guarda un po' alla base concettuale, sono i lavori che noi facciamo quando noi siamo delle interfacce. Quando il signore stava nell'ascensore e tu gli dicevi al signore mi porta al quinto piano, quello trin trin bon spingeva e ti portava su, quel lavoro è sparito perché lui faceva da interfaccia tra te e la bottoniera. La signorina che sta alla cassa e praticamente prende da te il barattolo, lo passa davanti al computer e lo ridà a te dicendogli sono 3 euro. Quella è un'altra interfaccia tra te e la macchina. Allora, quando tu cominci a pensare che questa porta un po' lunga, la tecnologia ha queste tre fasi. C'è la fase 1 in cui c'è essere umano, tecnologia, natura. Esempio, lascia il martello, cioè, ci sei tu. C'è l'ascia e c'è l'albero. Poi c'è il momento in cui ci sei tu. C'è la tecnologia e c'è un'altra tecnologia. Ma cioè, tu usi una tecnologia per controllare un'altra tecnologia. Poi c'è il momento in cui c'è una tecnologia che usa un'altra tecnologia per controllare un'altra tecnologia. Quindi si passa da 1, 1, 2, 1, 2, 3. Noi siamo entrati nella fase 1, 2, 3. Perché? Perché la differenza, che ne dicano alcuni intellettuali italiani ormai un po' anziani che si occupano di semiotica, molto famosi, che hanno insegnato anche a Bologna, e che non hanno capito proprio come funziona il digitale, la differenza è enorme con Gutenberg, non è proprio la stessa cosa. La differenza è che fino a Gutenberg noi ci siamo occupati di riproduzione e disseminazione dell'informazione. Da Turing in poi noi abbiamo aggiunto una cosa fondamentale, che è la processare l'informazione autonomamente, che è un'altra cosa completamente. Nel momento in cui tu hai tecnologie che sono in grado di processare l'informazione autonomamente, tu hai tecnologia che opera tutta la tecnologia per altra tecnologia, e tu ti puoi tirare fuori. Allora non c'è più bisogno, capito, di intermediare. Allora, tutti i lavori che tu puoi immaginare, dove in realtà il lavoro che stai facendo è un'interfaccia che dovrebbe sparire, è facile che sparisca. Le driverless cars sono esattamente un'interfaccia in cui io traduco le istruzioni del GPS in manovre dell'automobile, ma noi due non si potrebbero parlare tra di loro, io mi leggo il giornale, cioè, ma io, che bisogno c'è di leggere le cose, tradurle in operazione, poi le operazioni mandano altro segnale, io le ritraduco, è chiaro che io sono in quel loop, un di più, un extra, una cosa di cui non c'è bisogno. Ecco, tu immagina tutto lo scenario del mondo del lavoro e chiediti, quel lavoro lì è un lavoro da interfaccia? E allora quel lavoro non durerà. Però se mi viene un dubbio, no? Visto se fosse così tutto automatizzato costerebbe in teoria di meno, no? Se no non ci può per niente, no? Se fosse più capitale con la forza lavoro umano, allora non c'è convenienza, non si dà su convenienza. No? E secondo me a un certo punto verrà a mancare quella necessità che noi abbiamo, nel esempio del taxi, di parlare con qualcuno quando viaggiamo, oppure del manufatto artigianale che ha i suoi difetti ma è bello da avere, del quadro, cioè
e quindi si verrà a creare una domanda più ampia per magari prodotti che non richiedono che sono qui. Certamente. Ad esempio, ci potrebbe essere un mercato in cui tu puoi scegliere se prendere il taxi drivers o il taxi col signore con cui vuoi parlare. Poi io prendo subito quello drivers, chiamo il taxista, però non lo sopporto, ne posso più sentire tre storie. Gli ultimi tre che ho preso, tanto l'argomento è sempre lo stesso. Cioè, questi immigrati che arrivano, ci occupano. Cioè, allora, forse tu sei più gentile e simpatico, ci vuoi parlare. Io, però noi avremo la più scelta. Va bene. No, questo più seriamente. Sì, si tratta quindi poi di operazioni di tipo cost benefit analysis. E questo va da sé. Una cosa invece che va messa in luce è che in realtà tutta questa automazione ha trasformato moltissimi dei lavori che erano fatti da altri in self-serving. Cioè noi alla fine, in Italia siamo ancora più o meno abituati, adesso l'Italia non la frequento, ma a qualcuno che per fortuna ancora apre e mette la benzina nella macchina per te, gratuitamente. Cioè, non è un costo aggiuntivo. Il costo della benzina include anche il signore del gentilmente. Ma in Gran Bretagna non esiste proprio, non va da sempre. Tu ti alzi, esci, prendi la pompa, la metti dentro. Ora gli ingegneri nella sala sanno benissimo che quella lì è un'operazione banale, cioè operazionalizzare quello a livello robotico, se noi ci avessimo pensato nei tempi giusti, sarebbe stata una sciocchezza. L'operazione da fare oggi per le auto elettriche è che, mi raccomando, ingegneri nella stanza, non ci fate uscire dalla stanza, dalla macchina per prendere la cosa e metterla dentro la macchina, perché insomma ci abbiamo pensato in anticipo. Automatizzate questa operazione perché è banale. Però quel lavoro lì, ad esempio, di interfaccia, quello sparirà. Ma perché sparisce? Perché i costi sono alti. E al contempo tu li puoi scaricare sull'utente. La signorina del supermercato sparisce non per ragioni di automazione, anche per quello, ma perché il macchinario a disposizione permette a chi poi gestisce il supermercato di scaricare su di te l'operazione di prendere la scatoletta e passarla davanti allo scanner. Allora in realtà quello che succede è che sei tu che spingi i bottoni dell'elevator, e sei tu che passi davanti allo scanner, e sei tu che metti la benzina nella macchina. Allora il mondo più in là, quando ti dice che non ci saranno più lavori, sicuramente ci sarà tanto ricarico su di noi tutti, cioè tutti noi faremo un po' di più. Quando si diceva appunto grande mare, o anche sempre il medico, alla segretaria, ma il medico oggi si batte la macchina sul computer, di nuovo si è auto, no, employed. Allora le cose sono molto più complicate di quanto semplicemente le righe tirate, i lavori spariscono, saltano. Mi piace molto più l'analisi finlandese che dice facciamo attenzione perché tra domanda e risposta, diciamo, da un mercato, questioni legali, non è piano, non è facile capire come andrà il futuro, però ci sono rischi alti e su questo dobbiamo studiare. E questo quindi è il mio invito. Focalizziamo su questo, non sulle fantasie strane. Io dicevo un problema sulla distribuzione dell'intelligenza. Ora, anche non so, c'è un ottimo libro di Valentino Giorgio del lavoro che parla molto di questo discorso, quando un certo tipo di settore si usa un certo tipo. Però giustamente, come diceva lei, non c'è niente da fare per welfare, noi dobbiamo garantire umanamente un reddito anche di alcuni dall'altra parte. Mentre invece a livello di society noi andiamo sempre di più spostando le nostre economie sulla parte invece delle altre. Allora, cosa succede? Succederà che comunque noi riusciamo a portare una parte della popolazione in povertà ad avere un reddito sostenibile per la nostra posizione globale all'interno, diciamo, dei sistemi economici rispetto alla Cina. Allora, hai due possibilità. O trovi delle soluzioni estreme, che potrebbero essere, e questo è un po' troppo che deriva la domanda, politiche conservatrici. Se qui io blocco, perché non riesco, secondo il mio modello di valore, il mio modello di welfare, a indirizzare in modo produttivo questo cambiamento economico, lo dicevo, sostanzialmente bloccato, e secondo me da questo derivano molte politiche, per esempio. E questo è un male perché perde produttività a livello economico, perché rende improduttivo in realtà tutto il sistema economico nazionale. O piuttosto la cittadinanza, cioè avere un mondo in cui non c'è più bisogno di lavorare, perché per il semplice fatto di essere cittadino italiano, ad esempio, ho un reddito minimo che intorno ai 5.000 euro, che è un ottimo. Allora, chi si occupa di policy o delle ricerche che devono informare le informazioni? Come si può fare tutto questo? È molto problematico. Cioè, da una parte non posso non assecondare, diciamo, un'economia che bene o male ridistribuisce a livello globale al reddito, dando più lavori stupidi in Cina e meno lavori stupidi da noi.
Tra l'altro però non posso perdere, diciamo, certi welfare, perché non posso pensare che, allora, alcuni dicono, ma andiamo tutti gli studi in Cina, però anche i cinesi vorranno un certo punto non essere più tutti. Se i robot che non esistono, e tra l'altro c'è stato una decina di giorni fa, che ho avuto un controllo della singolare, ho avuto, diciamo, una toccata con mano. In bocca al lupo. Esatto, quel tipo di... D'altra parte, allora, dobbiamo immaginare un mondo in cui i robot produrranno tutto e distribuiranno reddito, però a questo punto la politica si sostituisce alla mano invisibile con tutta una serie di problematiche, perché pensare anche alla politica, non lo so. Sì, allora, lei ha ragione, ha molto ragione, secondo me è un problema molto serio, e un problema che noi non stiamo affrontando, perché lo stiamo affrontando con politiche economiche, almeno in Gran Bretagna, ma direi un po' in tutta Europa, con politiche moderne, non all'altezza della società dell'informazione, ma moderne nel senso, diciamo, 8-900. Allora io purtroppo avrei questa impressione, che lei ha ragione su tutte e due le analisi. Perché le due analisi sono uno come stanno andando le cose e l'altra è come dovrebbero andare. Cioè stanno andando nella direzione di un limitare il welfare e, tra virgolette, forzare chi il lavoro non ce l'ha ad avercelo. Qualunque esso sia. Questa non è un'idea molto buona se noi veramente vogliamo parlare di qui al futuro lungo, serio, la maratona quella nella quale siamo qui per generazioni, non oggi, non domani, non la rielezione del prossimo governo di qui a 10 anni. Ma il futuro è veramente lungo. Ma se noi questo lavoro pensiamo, riusciamo a salvare questo pianeta, supponiamo, cosa che non è detta affatto, ma immaginiamo di riuscire a farcela. Non si arriva a 2, 3, 4, 5 gradi di riscaldamento, il mondo sopravvive e stiamo ancora qui tra un paio di secoli. Ma pensiamo veramente che tra un paio di secoli, con tutta l'ingegnerizzazione che abbiamo avuto, saremo in grado ancora di avere un welfare che impone alla gente di avere comunque qualunque lavoro e che questo sia, senza cominciare ad esempio a dirgli sposta quel mucchio da lì a lì e poi lo rimetti lì, oppure vai e pulisci le strade, strade pulite meglio di niente. Allora secondo me ci sarebbe in realtà delle politiche più lungimiranti come quella appunto ora in corso di test in Finlandia, che lei appunto giustamente ha già menzionato, cioè riconoscere che noi siamo eredi di miliardi, non milioni, di miliardi e miliardi e miliardi di vite umane, il cui sacrificio, in un modo o nell'altro, ha portato al nostro benessere attuale. E come figli di famiglie ricche, l'umanità oggi è figlia di miliardi di individui che sono morti per far sì che noi stessimo bene oggi. Ora, magari non lo vogliamo fare, ci sono altre questioni, ma noi oggi il benessere attuale lo dobbiamo a chi è arrivato prima di noi. Non lo dobbiamo essere al fatto che siamo nati a New York e siamo andati a Berkeley, o al fatto che siamo nati a Roma e siamo finiti a Tara. Allora, l'umanità oggi è figlia di questa storia, e in quanto tale dovrebbe beneficiare, come figlia di tutta questa storia, del benessere che è stato costituito da tutti. Ma allora, se il pianeta di tutti e il benessere della storia è di tutti, allora l'idea di avere un po' di questo benessere distribuito in maniera più egalitaria tra tutti non è un'idea sbagliata. Quello che succede subito dopo, cioè se dovessimo andare in questa direzione, il problema successivo è si potrebbe ottenere appunto uno scollamento tra avere un lavoro e avere un salario o un qualche reddito. Benissimo. Questo permette anche lo scollamento tra non avere lavoro e stare in piazza a lamentarsi, perché quello a cui il politico preoccupa non è che non hai lavoro, è che vai in piazza a lamentarti del fatto che non hai lavoro, perché se tu non hai lavoro stai a casa e stai buono, ma questo non succede e continui a votare. Questo va benissimo. Allora, al politico potrebbe andare bene così. Il problema che succede, il se allora successivo è, ma che società andiamo a costruire? Una società che passa praticamente il proprio tempo a guardare la televisione? Perché questa è un po' triste. O questa è proprio una sciocchezza senza fine. Vedo un compagno che scalpita. No. Forse... No, allora... Buffo che di tanto in tanto anche pubblicamente parliamo e... è poco divertente, ma la premessa è che siamo sulla stessa pagina, cioè non c'è bisogno di nessuna fantascienza per capire che un'intelligenza artificiale debole, chiamiamola così, sta già cambiando le carte in tavola, e questo mi sembra la premessa. Al tempo stesso però, quando vedo come sintetizzano il tuo messaggio con
in quel modo, e c'è sempre il rischio di decontestualizzare e farti dire cose che non stai dicendo. Esempio, we are performing the work to adapt it to our machines, è Roger Rabbit. Gli Stati Uniti le città sono in funzione delle autostrade, ma la bomba, mica dall'intelligenza artificiale degli anni 50. Ti risparmio, un'esperta come te, di tutti i discorsi sulla reificazione del mondo e via dicendo. Chiaro, quello che sta cambiando è il fatto che abbiamo fatto un salto qualitativo nello sviluppo tecnologico e il fatto che, lo dici tu, quindi ti posso anche citare, vivere nell'età dell'informazione, la filosofia dell'informazione, è perché in effetti ciò che è cambiato è la trasparenza con il quale vediamo nella macchina, una macchina che processa informazione, proprio perché cominciamo a capire anche noi a quale livello di astrazione possiamo essere rappresentati in questi termini. Per cui non bisogna attendere Terminator per capire che anche macchine stupide o agenti artificiali stupidi ci stanno cambiando le carte in tavola. Tu hai sottolineato quattro sfide reali, di cui una, l'economia, ne abbiamo già parlato. Per le altre due, per il numero due e il numero tre, libertà e autonomia, come dire, abbiamo più anticorpi. Le predizioni informatiche per cui, guarda, io ti arresto preventivamente, per fortuna da noi ancora sarebbero incostituzionali. Ma almeno abbiamo gli anticorpi. Sull'autonomia, anche qui abbiamo, degli elementi che ci... Per cui arrivo al quarto punto, cioè la delega, la delegazione, perché qui dove secondo me siamo, anche nell'economia, vedi se i lavori spariscono o non spariscono. Cioè l'aspetto, la sfida più sfida delle tue quattro, dal mio punto di vista, perché è più sottile ed è qui dove voglio approfondire il discorso con te, riguarda proprio la nostra crescente delega di decisioni e di impegni cognitivi a macchine. Cioè, in altri termini, il criterio di demarcazione non è io delego ciò che è automatizzabile, perché noi, hai fatto un cenno prima, ormai il 90% delle transazioni finanziarie, quindi il problema non è io delego ciò che è automatizzabile, perché stiamo già delegando fior di compiti cognitivi che una volta erano appannaggio esclusivo dell'essere umano. Dato che sei uno dei più illustri esperti di etica e abbiamo il piacere di averti così spesso a Torino, qui come ci puoi aiutare ad aprirci gli occhi rispetto a, se vuoi, la più invisibile delle sfide? Dici questa cosa della delega? Yeah. Sì, questa della delega mi sembra... L'ho messa per quarta non perché sia l'ultima che mi preoccupa, una sorta di ordine logico nei confronti di quello che è una modalità di azione fino ad arrivare al fatto che una volta che si è la propria libertà e la propria autonomia sono state messe un po' in crisi, c'è cioè poi una crisi ulteriore che è quella di fare ad altri o ad altro le proprie operazioni. Io da un lato la delega mi sembra una cosa che abbiamo sempre fatto, che positiva, nel senso che poi libera il tempo, e liberare il tempo è l'unica risorsa che poi abbiamo effettivamente. È preoccupante quando la delega, come tu giustamente dicevi, è fatta in un contesto in cui insieme a delegare l'operazione si delega anche la gestione del rischio. Cioè, questo è molto vero ovviamente in contesti altamente sensibili, nel senso inglese, della difesa. Ma è vero anche la gestione dell'energia oppure degli aeroporti. E tanto più noi siamo tentati nel far fare ad altro quello che abbiamo fatto noi fino all'altro ieri, tanto più stiamo anche dicendo non ci prendiamo noi il rischio di gestire questa particolare operazione, questa azione. In realtà noi diamo tutto il pacchetto, cioè io delego non soltanto il fare X, ma anche gestire il rischio del fare X.
è lì che la preoccupazione è seria. Non è tanto nel dire delego il mio robottino a cucinare, no, il risotto domani, ma gli delego anche però il rischio di bruciarlo, tanto per fare un po' un esempio banale. Ora, questa di nuovo, molte delle cose, mi spiace, a un certo punto bisogna fare anche le cose un po' troppo seriamente, ma molte delle cose che abbiamo discusso oggi vanno anche sotto il concetto ombrello della sovrapposizione di problemi che noi nell'epoca moderna abbiamo visto come identici. Avete presente come, diciamo, Masu, un tempo ci sono quelle figurine che uno non riesce a spellare, no? Cioè, se tu lo sai che sono due, che una è incollata all'altra, però è difficile riuscire a togliere la pellicola. Ecco, molti dei concetti in cui noi operiamo oggi, in questa epoca per la quale non abbiamo neppure un termine per descriverci, che non è postmoderna, perché sarebbe ridicolo, ma non è moderna, sono fatti di concetti che sono appiccicati l'uno con l'altro. Uno di questi è esattamente la delega e il rischio. Cioè, tu quando tu dai a qualcuno la delega di fare qualcosa, al contempo non soltanto ti fidi che qualcuno faccia quel qualcosa, ma gli stai anche dicendo occupati anche del rischio, che le cose vadano a scarafaggio. Ma questo, noi, nella nostra intelligenza, diciamo, di disegno della società del futuro, dovremmo essere in grado di spellare queste due cose e delegare senza dare anche la questione del rischio. Siamo in grado, lo stiamo facendo. Noi oggi stiamo facendo un'operazione, scusatemi per il momento filosofico un po' serio, un'operazione moderna. Cioè, stiamo dando quella figurina in cui la fotografia e il dietro della fotografia si può togliere per far sì che la fotografia sia incollabile. Cioè, quelle due cose che noi abbiamo sempre trattato come un unicum nel moderno, le stiamo dando a agenti artificiali o a sistemi più o meno complessi. L'azione e il rischio che quell'azione comporta. Tu lo capisci che facendo così, allora sì che il discorso etico diventa altamente problematico. Ma non è che non c'è soluzione. La soluzione sarebbe quella di smettere di pensare in termini moderni e pensare in termini contemporanei e dire, attenzione, queste cose si possono di capo. Noi possiamo scollare la delega dell'azione dalla anche attribuzione della gestione del rischio al sistema al quale abbiamo delegato l'azione. Lo stiamo facendo? No. Lo possiamo fare? Ecco, farò domande. Sì. Ma questo significherebbe non essere più moderni. Vogliamo non essere più moderni? No, ancora no. Cioè, noi oggi, purtroppo, giustamente perché le trasformazioni sono avvenute nel giro di un ventennio, ragioniamo ancora in termini e in un box concettuale che è altamente 8-900. E questo vuol dire che il pacchetto lo abbiamo tutti. Allora, quando questo qua, per entrare, scusate un momento un po' troppo astratto, rientriamo nel concreto, quando tu poi parli appunto con quella NATO al centro lì in Estonia, oppure con quella NATO che hanno, non della NATO, scusa, della US Navy, che stanno sviluppando il progetto Advanced Polytechnic, no, i nostri colleghi CERN e tutti gli altri, e gli spieghi questa cosa, loro non lo capiscono. Dice, no, ma io voglio automatizzare tutte e due, voglio automatizzare, voglio sì, far sì che il robottino a quale dico fai questa azione sia anche quote unquote responsabile. Non è così. Questa idea è l'idea che noi potevamo avere ai tempi di Aristotele, in cui tu allo schiavo dicevi pulisci per terra e sotto pulisci per terra, dove sono cavoli tuoi. Ma quello non è un robotino, quello è un essere umano che puoi responsabilizzare. Ma il robotino come fa a responsabilizzarlo? Allora si entra in un loop completamente demenziale in cui invece di dire ripensiamo al moderno e scolliamo queste due cose, si dice insistiamo sul moderno, continuiamo ad andare avanti e facciamo sì che ci sia una logica deontica che permetta, secondo le regole, di implementare nel robotino tutti questi valori, perché così sia finalmente responsabile. Cioè, ritorniamo all'idea che si possa fare l'intelligenza artificiale come mettete. Questo, secondo me, è andare in un vicolo cieco. Che sia soltanto un vicolo cieco, pazienza, ma un vicolo cieco ad alto rischio. Cioè, dove quando tu la delega l'hai mollata in blocco dell'azione e della responsabilità dell'azione insieme al rischio, se le cose poi vanno male, come dicevo alla fine, poi sono cavoli di chi questa delega deve andare. E sì. Questa è proprio la mia preoccupazione. Se posso... Quindi, se ho... Dai, anche qui non sei, allora non sei grande. Se ho capito bene, la legittimità di delega a macchine è inversamente proporzionale al livello di gestione di rischio con cui abbiamo a che fare, e dall'altra parte però tu mi concedi che la percezione di ciò che appare come rischioso dipende anche da
più che ancora che dell'accettabilità sociale, della compattezza valoriale di una comunità. Mi spiego. È un discorso rischioso se penso a vecchi discorsi tipo non c'è privacy in Giappone e avanti di questo. Ma per capirci, sappiamo che in Giappone hanno una percezione completamente diversa rispetto agli occidentali, rispetto alla robotica. E, come dire, questo incide sulla percezione del rischio e quindi sul livello di tolleranza che tu hai rispetto ai problemi politici di delega. E, in altri termini, penso che il problema politico del delegare sì o delegare no alle macchine, certo che ha a che fare con il rischio, ma non dipende soltanto dal rischio, nel senso che abbiamo già, magari da sciagurati, deciso di delegare a penso. Cioè, c'è prova empirica evidente che la crisi finanziaria, cioè il disastro Wall Street, sia partito, o meglio, sia stato ad un certo punto aumentato a dismisura da agenti software che hanno preso le loro decisioni. Ma io per concludere, magari passare poi anche un altro momento, certo. È proprio quello di dire, bisognerebbe evitare di automatizzare anche la gestione dei rischi. Cioè si possono automatizzare e delegare le operazioni, ma non i rischi che queste operazioni possono generare. Perché lì servirebbe invece la vera intelligenza, non quella operativa del sé allora, non quella, diciamo, più logico, algoritmica. Serve l'intelligenza di qualcuno che ci capisce qualcosa. E non stiamo andando in questa direzione. Posso, giusto perché sono tipo quelli della NATO che non capiscono davvero, cioè non so se si può spiegare con l'esempio del ridotto, il decoupling, perché magari non è proprio il più cattante, però la domanda che ha fatto adesso il professor Pagallo era nella direzione, è ancora moderna se posso, cioè non devo se rischiare altro, ma non è che faccio il decoupling davvero. Sembrava di poter riassumere che la logica fosse, ma quella mi va bene perché quella che capisco, non riesco invece a intuire la parte in cui io dico sì, ti delego tutto ma non la gestione del rischio, cioè la delega della finanza te la do però in una maniera contemporanea, ecco questo mi manca allora cerchiamo appunto di tenere magari con qualche esempio concreto i piedi per terra. Questa è la differenza tra quando la delega avviene in maniera totale, chiamiamola moderna, per cui io delego tutto, in maniera parziale, quando il soggetto umano resta parte del loop, no, è in the loop, nella decisione che deve essere presa, e poi in maniera no, a metà strada, dove il soggetto umano è on the loop. Per cui immaginiamo ad esempio che per la driver's car la delega sia totale, cioè è totalmente delegato, basta, finito. Poi in realtà non è totalmente delegato, in realtà c'è un guidatore dentro, però più volte dorme, cioè sono lì, però certo se si rompe una ruota, se buca, se la travesca buca, ma dico, ma chi la ripara? Me lo siete mai chiesto? Perché quella travesca, quella guida da qua a là, ma la ruota non la dà mica riparare, no? Se il taxi buca, che facciamo? Aspettiamo che ne arrivi un altro, perché c'è un drone che arriva, fa, entriamo nella fantascienza. Se il taxi buca, si può, lo tassista esce, col click, riparte. Allora, c'è quindi il tassista che sonnecchia, e poi quello che succede già con le automobili decenti, che fanno moltissime cose per te. Però tu stai sempre, no. Poi c'è la terza opzione, quella appunto aeroportuale, chiamiamolo così, in cui tutte sono driverless cars, ma c'è una stazione di controllo che vede dove stanno andando, cosa fanno, le fermano, bloccano, se succede qualcosa. Quindi sono sono on the loop. Allora, queste sono tutte modalità operative in cui c'è un decoupling di gestione del rischio e della operatività di quello che deve essere fatto. Io vedrei molto bene uno studio un po' più attento e articolato di questo decoupling, in modo tale che quando si parla appunto di cose come driverless car, non si dicano semplicemente delle cose del tutto banali. Da domani ci saranno automobili che guideranno se stesse, da qui a lì noi leggeremo i giornali, ma queste sono robe che sicuramente non ne vogliamo discutere a Nexa. Mentre invece pensare, sì, ci sarà ad esempio una fleet di taxi con una centrale di comando dove c'è ad esempio un signore che controlla 10 e li controlla guidando, allora si è parlato tutta la storia.
Non so se questo aiuta un po' a capire, no, dal moderno a, diciamo, al contemporaneo, come si può fare il salto. La logica che c'è dietro è semplice: fare un decoupling dell'azione da implementare versus rischio che quell'azione può comportare. Il rischio lo lasciamo agli umani, l'azione la deleghiamo alle macchine. Si potrebbe dire meglio. Insomma. Ma io... Prego. Io veramente parlavo dei signori della US Navy, adesso questi la NATO invece l'hanno capito. Quindi erano i signori della Marina Militare Americana. E questo discorso non lo vogliono sentire così. È diverso. Perché è noto che l'attacco nucleare oggi dura mezz'ora e poi spiego proprio per tempo della Repubblica a causa di quella notte per attivare il, diciamo, l'arrivo dei missili. Quindi è ovvio che la cosa più importante per la storia della vita, per come reagire al potenziale attacco nucleare, non c'è il caso, il mondo contrario, cioè i computer decidono tutto, e per questo ci sono le persone. Si dice che la Francia è l'intelligenza artificiale, come la cosa dell'altra, cioè la guerra del volante. Ma però, siccome questo è il tema più giusto, c'è anche il proposito, è chiaro che la risposta sarebbe, chiamiamola così, un approccio diverso al disarmo. Però secondo me, siccome le armi non si distinguono più dal resto dell'epoca contemporanea, dovrebbe essere un disarmo, diciamo, informatico, diciamo, cioè, bisognerebbe controllare tutte le ricerche scientifiche per impedire che diventi un pericolo. Questo sarebbe un trattato internazionale che affrontasse questo tema. Allora, lei ha ragionissimo. E torniamo appunto a quella distinzione che facevo prima tra come stanno andando le cose e come dovrebbero andare. Le cose stanno andando esattamente come dice lei. Poi è giustamente a posto. La questione è, ma stanno andando nella direzione giusta? No. Cioè, stanno andando in questa direzione? Sì. Giustamente, quando qualcuno si munisce di una capacità, per esempio, nucleare o di attacco cyber, così di tipo automatico, chi fa quel gioco poi si deve munire anche lui, anche lei, della stessa capacità e si gioca al raddoppio. Questo è come stanno andando le cose. Non è il progetto che dovremmo perseguire. Allora qua subentra il filosofo normativo che invece di dirvi come vanno le cose, per questo lo leggiamo nei libri di storia, vi dice come dovrebbero andare, come potrebbero andare. E potrebbero e dovrebbero andare in maniera diversa. Allora lei, quello che lei ha presentato è esattamente una continuazione del moderno con altri mezzi, se mi permette la battuta con Clausewitz. La continuazione del moderno con altri mezzi significa semplicemente passare dal nucleare al cyber in modo non continuativo, dicendo abbiamo sempre fatto così, continueremo a fare così. Si pongono ovviamente delle questioni di differenza grave, magari adesso ne cito una, ma la logica è la stessa. Allora, il mio invito sarebbe quello di dire, proviamo a pensare invece di fare qualcosa di alternativo, perché anche soggettarsi alla logica il mondo va così, significa accettare una sorta di determinismo tecnologico che non è detto debba essere per forza approvato. Piccolo esempio per dimostrare che in realtà bisogna anche fare attenzione, perché non è vero che le cose vanno sempre così. Il concetto, ad esempio, di deterrenza nel contesto della cyber war è del tutto inesplorato. Perché? Perché nessuno capisce come funziona la deterrenza, quando in realtà tu non stai più facendo una sorta di operazione di game theory con qualcuno che ha il nucleare, tu hai il nucleare, io so che tu ce l'hai, tu sai che ce l'ho io, e cominciamo a giocare. Nel contesto cyber io non so da dove arriva l'attacco. L'attacco è fatto da qualcuno che in realtà non è neanche uno stato nazionale. Io non è che posso dirgli, guardate che se mi arrivo comunque vi mando i Marines, perché comunque non glieli puoi mandare, tanto quelli sono... Allora, il concetto di deterrenza non rientra più nella logica della game theory che noi abbiamo sviluppato a suo tempo per fare un po' di controbilanciare esattamente gli effetti delle vite. Quindi mi pare che ci sono due osservazioni da fare. Uno, la distinzione tra come vanno le cose e come dovrebbero andare. Cerchiamo di lavorare su come dovrebbero andare, perché magari le mandiamo in maniera diversa. E due, guardate che le cose come dovrebbero andare, non è vero che vanno esattamente come sono sempre andate, perché poi ci sono anche grosse differenze. E queste differenze, se noi le prendiamo in conto, finiamo per applicare appunto soluzioni passate a questioni contemporanee che sono leggermente diverse. Allora capisci che in questa tenaglia, dire semplicemente così vanno le cose, sono sempre andate, quando da un lato stanno cambiando e dall'altro ci dovrebbe essere un progetto alternativo,
questa linea retta che sta in mezzo dovrebbe cambiare. Torno sull'argomento, non sta cambiando, ed è qui la preoccupazione è esattamente nel fatto che stiamo facendo come se nulla fosse cambiato e come se un progetto alternativo non fosse possibile. Non è certamente lungimirante. Uno si aspetterebbe da questa grande intelligenza umana che abbiamo esaltato oggi un prodotto migliore del semplice se è sempre fatto così, continuiamo a fare così. Ma su questo lei ha completamente ragione, i fatti sono così. Volevo tornare un attimo sul problema, però guardando un attimo dal punto di vista individuale e sociale, vuoi parlare di accountability personale più che rischi? Secondo me, accountability è un termine più corretto rispetto alle caratteristiche che ho descritto. Io vedo molto la tendenza delle persone a delegare partendo da un modello meccanicistico di quella che è la tecnologia. Modello che ovviamente si scontra con una realtà complessa che porta ad avere questi sistemi di intelligenza artificiale debole, se vogliamo parlare in questo modo, che sono più probabilistici che meccanicistici, e quindi si scontra con un modo di pensare, consumato semplice, la gente comune, che tende a delegare e a dare la contabilità oltre che lavoro da fare a cuore leggero, che se una macchina che ha le regole ben definite posso delegare. E questo secondo me è un problema, se vogliamo, di education e di maturità delle persone che si scontrano con una tecnologia che non è come quelle precedenti, perché non è meccanicismo. Il mondo è complesso, ci sono i difetti, perché stiamo dietro di un software, di software per definizione ha sempre dei difetti, e quindi è probabilista. Non so se questo cattura altri aspetti di questo problema. Sì, mi pare che è proprio quello che il punto intorno al quale stiamo lavorando in questo dibattito. Cioè, se uno fa una semplificazione veramente un po' grossolana, tra la modernità che si basa sul concetto di certezza, di meccanismo da un lato, e invece quest'epoca nostra che si basa sulla probabilità e sul concetto di network, dove non è un meccanismo. Il meccanismo, tanto per intendere, il meccanismo è qualcosa di cui i componenti sono a sé stanti, si mettono insieme per fare un qualcosa di più grande. Il network non ha dei pezzi a sé stanti che si mettono insieme per fare un network. Il network parte da top down, cioè annexa queste cose che le sappiamo. Per spiego proprio l'ABC a tutti. E allora, se noi abbiamo questa dicotomia che lei giustamente metteva in luce tra fondamentalmente basata sulla certezza epistemica, tanto per esempio, e su una meccanicità delle operazioni, e quindi sul concetto di causalità, e dall'altro invece sulla probabilità, il network e le correlazioni, è chiaro che lei ha perfettamente ragione. La nostra generazione, quella dei viventi, non la nostra, siamo qui tra i trentenni, i quarantenni, quelli che stanno vivi oggi, quelli che hanno visto sostanzialmente e vivranno ancora la trasformazione dall'analogico al digitale, è la generazione che deve traghettare questa cultura da un punto, diciamo, moderna a quello che sarà domani. L'abbiamo fatto troppo in fretta, lo stiamo facendo molto in fretta, ed è difficile adattarsi. Ma quando dicevo appunto cerchiamo di smettere di pensare modernamente qualcosa che moderno non è più, mi sembra, non vorrei interpretare male quello che lei ha detto, ma di stare dicendo esattamente quello che lei giustamente metteva in luce, è proprio perché le persone ancora, ad esempio, pensano alla delega in termini di certezza, meccanismo, causalità, invece di probabilità, network, cioè, che non ci parliamo più. Allora l'invito è quello, appunto, come dice lei, giustamente, di svegliarsi, cioè, ma non in questa stanza, di far sì che quelli che stanno in questa stanza, tanto per usare una solita metafora filosofica, rientrino nella caverna e svegliano con gli altri, che stanno ancora attaccati alle catene a guardare il muro. Se noi, la nostra società, continua a pensare modernamente il contemporaneo, allora non soltanto i problemi non li risolveremo, ma costruiremo un futuro del tutto distorto, dove i rischi, e la accountability, come lei dice, sono altamente pericolosamente delegati a macchine che non gestiamo in maniera sbagliata. Allora, questo io sono completamente d'accordo, non so se ho mal interpretato quello che lei voleva suggerire, ma ci siamo proprio, e quindi è una questione di per dirla in parole grosse, di education, cioè proprio di capire che bisogna get a grip,
cioè proprio fare i conti con il contemporaneo, ma non come lo facciamo ad esempio a Bruxelles oggi, dove sessantenni che non sanno la differenza tra internet e un CD legiferano sul futuro, perché quello non è il modo di avere a che fare con il futuro, purtroppo. È una questione del tutto nuova, che nella storia umana non è mai successa, perché non è mai successo che trasformazioni così radicali avvenissero nel corso di una generazione. Questo non si è dato. L'ultima volta che è successo qualcosa del genere, no, l'automobile, la stampa, cioè, ma ci è voluto tempi lunghi di adattamento, di trasformazione. Il passaggio dalla prima volta che qualcuno ha stampato qualche cosa al giornalismo, di quello che no, semplicemente pubblicava la rivista, cioè, sono passati centinaia di anni. Le prime riviste europee, internazionali, cioè, avvengono ai tempi di Leibniz. Che c'è la stampa! Eppure, perché ci siamo adattati con calma? Ci abbiamo i nostri tempi, abbiamo fatto errori che poi erano reversibili. Questa è un'altra questione sulla quale non entriamo oggi. Ma gli errori che facciamo oggi, alcuni di questi, potrebbero essere irreversibili. E questa è la critica che io faccio più qui, perché poi non ci siamo tanto tempo altre cose, alla cult. Sì, purtroppo alcuni dei nostri errori che noi potremmo compiere oggi, questo è quello che bisogna ricordare agli economisti, che hanno ragione quando dicono il mercato potrebbe avere una logica sufficiente per risolvere i problemi given enough time. A me quello mi preoccupa è proprio quello, è non la logica del mercato, è il given enough time, che non c'è. Banalizzo, il problema ambientalista, forse il mercato given enough time lo risolve, il problema è che non ce l'abbiamo tempo, cioè che se continuiamo così nel giro di un secolo noi questo problema l'abbiamo distrutto. Capaci che il mercato ha bisogno di 10 secoli, e che facciamo? Diciamo, mannaggia, sono già avuto più tempo. Non può andare, no? Allora, la decisione di cui ne parla è ora, e urgentemente, non domani, un giorno, la prossima generazione. Mi collego al discorso di stamattina che ho molto apprezzato, no? Veramente quando lei parlava di cambiare box, no? Dopodiché un po' mi ha risposto dicendo che la box nuova è quella della network e della qualità, no? Però volevo sapere dal suo punto di vista quali sono le altre box, no? Assumendo che quella moderna ovviamente non sia più adatta. E la seconda domanda, in qualche modo legata, è che responsabilità abbiamo a questo punto, come molto terra a terra, come scuola di ingegneria, no? Di dire, o come persona a ciascuno di noi, no? Che si trova a avere dei posti di opera, per andare in qualche modo in quella direzione, no? Dove si pretende di fare magari di creare questi, di formare le persone. Ma io confesso subito. Come avete capito, non è che io, a me proprio momenti di umiltà mi vengano tanto naturali, ma però questo è uno di questi, cioè nel senso proprio non lo so. Perché confessare che il box in cui siamo non funziona e non sapere in quale altro box dovremmo inserirci brucia, perché proprio tu lo sai che sostanzialmente stai in una situazione che non va, cioè che questo modello non sta andando, che dobbiamo cambiare proprio, ma cambiare marcia, cambiare tutto. Non funziona politicamente, non funziona economicamente, non funziona dal punto di vista ambientale, non funziona in termini di ingegneria, di come facciamo la scienza. Proprio non funziona. Però al contempo tu sai anche che think out of the box è una scemenza che non bisogna permettere di dirlo. Perché. E come ti raccontavo stamattina, la cosa migliore da fare è cambiare box. Quello si può fare. Uno esce da questo e entra in uno nuovo. Ma questo nuovo, come l'abbiamo costruito? Come lo stiamo mettendo insieme? Questo purtroppo è il finale che avete visto un po' aporetico oggi. Io spero un giorno di questi tornare a Nex e dire ci ho pensato e guardate mi è venuta questa, oppure sentire qualcuno e mi dice guarda Luciano, ci ho pensato ed è così. Lo sforzo va fatto, cioè noi non possiamo pensare di mettere la testa nella sabbia e dire boh vabbè ci penserà, arriverà qualche cosa, qualcuno, non è così, proprio per la irreversibilità delle cose che stiamo facendo oggi. A tutt'oggi 2015 io quest'altro box di preciso non lo so quale sia. Lo sforzo, tuttavia, come diciamo stamattina, di trovare idee buone, va fatto. Uno si mette dal lato giusto, ci si mette in impegno, si siede sulla sedia, prova e riprova, fa quattro chiacchiere intelligenti con altre persone intelligenti e aspetta che quella buona idea arrivi. Quindi su questo sarei poco di aiuto. Credo di essere di altrettanto poco di aiuto su quando la questione è allora che cosa facciamo noi, ad esempio, di una scuola di ingegneria,
perché se uno ci avesse già l'altro box sarebbe facile, mollate questo, prendete quest'altro, il gioco è fatto. E l'abbiamo fatto, il sistema educativo è andato avanti così per sempre, cioè, a un certo punto si cambia marcia, dice no, basta, questo non serve per niente, da oggi bisogna insegnare calcolo. Se ci vuole il calcolo, chi non sa di calcolo, l'analisi, è inutile, si cambia. Nel nostro caso io vedrei, però è un'intuizione che non ha grande fondamento di studio, vedrei un'ingegneria molto più, ma non a parole, ma seriamente più legata alle discipline umanistiche, seriamente. Il che vuol dire che gli umanisti facessero un po' di ingegneria. Non che gli ingegneri si mettessero a fare gli umanisti, perché l'ingegnere ha una tendenza un po' umanista, capace che ce l'ha pure. È l'umanista che è proprio a trattare. L'umanista di suo, nella sua natura, l'ingegneria la vede veramente come il demonio, cioè, perché non solo è matematica, ma è matematica applicata, è proprio il peggio del peggio. Cioè, allora, capace che ammira la matematica, ma l'ingegneria proprio no. Allora, di monista bisogna ricordare una cosa che io ricordavo a Nicolè, che la storia della filosofia si divide in medievale e rinascimentale e moderna grazie a Cartesio, e poi moderna e contemporanea grazie a Wittgenstein, dalle parti nostre, che è un ingegnere. E questo ai filosofi scotta. Preferisco non ricordarlo, ingegnere militare, Cartesio, ingegnere aeronautico, Wittgenstein, perché la cosa che c'è da imparare dagli ingegneri, ma di nuovo mi aggiro nelle intuizioni, non nello studio, è la capacità di costruire, o meglio per dire in inglese, di design. L'ingegnere è uno che design l'oggetto del suo studio. Questo nel mondo del domani sarà sempre più importante. Lo fa l'economia, lo fa l'ingegneria, lo fa l'informatica, non lo fa la chimica, non lo fa in grande parte, almeno la vecchia, purtroppo adesso anche la biologia, ma le vecchie discipline no, la disciplina è costruttiva, cioè le descrittive. Le nuove discipline che fanno la storia oggi sono le discipline costruttive. Questa capacità di costruire è una cosa che noi dovremmo studiare meglio, capire di più, ma lo capiamo soltanto se con gli umanisti e gli ingegneri cerchiamo di metterci d'accordo, appunto facendo sì che gli umanisti facciano un po' più di ingegneria, perché gli ingegneri, invece, un po' di humanities, in un modo o nell'altro, sono costretti, stanno nel mondo, quindi. Allora, queste sono un po' le intuizioni di fondo, ma sono veramente poche cose rispetto a un problema molto serio che noi abbiamo e che dobbiamo affrontare per questo. Una domanda qui forse un po' di tempo, raccomando solo un po' di novità perché ci stiamo avvicinando bene sull'ultimo libro, scrive, siamo entrati in una nota all'istorica, una iperstoria diversa dalla precedente per varie caratteristiche, per cui la gestione automatica dell'informazione, mi corregga se sono preciso dopo nel tweet che E questa iperstoria già avviene, dove avviene? Avviene in alcune città ad alta intensità tecnologica, che come lei ha mostrato saranno il luogo in cui vivrà la maggior parte delle persone. Ora lei ci fa una domanda, la domanda è che tipo di progetto umano stiamo perseguendo. E io provo a fare uno sforzo a viaggiare nel futuro vado quelle città dove avviene già questo grosso cambiamento, e non vado però a New York o a Milano, io vado a New Delhi, vado a Nairobi, vado a Shanghai, e vado a vedere le condizioni delle persone. E quello che la mia percezione è che c'è una società altamente, che le vere differenze che si stanno creando non sono più tra stati sviluppati e stati in via di sviluppo, anche perché lei scrive nel libro, non ci sarà forse più il concetto, nemmeno più il concetto di Stato. Ma la vera differenza è nella città, è nella stessa società, in cui ci sono persone che possono accedere a un certo tipo di education, o per natura hanno un certo tipo di skills, di QI, e possono accedere a questa nuova, stare già nell'iperstoria, e persone, forse la maggior parte delle persone che no. Quindi la mia domanda è, questa è una... davvero solo una responsabilità politica, filosofica, poi anche tecnologica, nel senso stiamo davvero costruendo le giuste tecnologie, sono davvero tecnologie inclusive, sono tecnologie che allargano questo divario che diverrà incolmabile? Beh, lei ha fatto una bella domanda, molto importante. Al momento... anche grazie a conversazioni con Massimo recentemente, durante, con Ugo, mi sarei convinto che in realtà le tecnologie che noi stiamo sviluppando
non solo non sono neutri, questo va da sé, nessuna tecnologia è neutra, ma non solo non sono neutri, sono dual use o dual purpose, cioè che possono andare nel bene e nel male, e questo pure va da sé, è banale, ma che nel passo successivo non sono uno, sono l'altro, ma in questo essere altro abbiano anche una sorta di tendenza a fare un po' di più di qualcosa piuttosto che di l'altro. Spiego la risposta con una piccola analogia. Quando si dice al coltello, il coltello può spalmare il muro o uccidere qualcuno, questa è una sciocchezza. Una sciocchezza perché dipende dal coltello. Quello che ti passa la pedicella è spiccolino così, senza punta, senza lama, ma dove vai? Quello che aveva il burro, prova ad ammazzare qualcuno col coltellino. La baionetta, se ci spammi anche il burro, male, con pezzi è lunga così, affilata da due parti, quella è fatta per arrivare al cuore. Allora, sono tutti e due coltelli, dual use. Sì, ma uno è dual use per ammazzare soprattutto qualcuno e quell'altro è dual use soprattutto per spalmare il burro. Allora, io vorrei sapere, le nostre tecnologie non solo non sono neutre, non solo sono dual use, ma sono dual use per spalmare il burro o per ammazzare qualcuno. E noi ce lo dobbiamo ricordare perché come sono nate queste tecnologie. Questo, addirittura alcuni dei miei studenti a Oxford se lo scordano, all'Oxford Internet Institute. Ce lo ricordiamo da dove siamo partiti, questo internet, oppure no? Dalla difesa. Cioè, queste sono state tecnologie che sono state pagate, sviluppate, costruite dal sistema della difesa americana, il che diciamo molto grati, ma un loro DNA di suo già ce l'hanno. Ora, per la difesa ci mancherebbe, in modo che tutti i punti possano sopravvivere, un attacco nucleare, eccetera, eccetera. Però vuol dire anche che loro un dual use per spalmare il burro, proprio naturalmente, non mi pare che ce l'hanno. Cioè, io avrei raggiunto, dopo un po' di tempo adesso, rispetto al passato, dove ero un po' più ottimista, l'impressione che in realtà le tecnologie digitali che stiamo sviluppando siano dual use con uno skew verso una punta piccola, diciamo 51 verso 49% a favore del totalitarismo. Allora, questo non vuol dire che non c'è quell'altro 49%, non vuol dire che uno non può spingere nella parte giusta, non vuol dire che, esempio appunto del coltellino, della bicicletta, della baionetta, esagerato, però bisogna fare più attenzione, perché allora chi pensa che siano neutri sta fuori dal mondo, oppure sta facendo il furbo, peggio ancora. Chi pensa che siano dual use, che ha fatto come dire il salto al secondo livello, dice no, sono dual use, io so quanto sono furbo, non ha ancora capito, perché il dual use arriva sempre loaded, no? Ricordate i coltellini. Quello che finalmente arriva al terzo livello e dice, allora, non nutrare, sono dual use, oddio, va bene, da che parte si buttano, di qua o di là? Dovrebbero capire che in realtà mi sembra che siano un pochino, poco più legate al totalitarismo. Allora, se sono totalizzanti, questo discorso che non abbiamo proprio tempo, sono totalizzanti nei confronti della gestione del tempo, dell'appiattimento del passato, dell'avvicinamento del futuro, cioè ci sono tante cose, dell'unificazione tra chi il potere ce l'ha e chi il potere lo gestisce, cioè sono totalizzanti nel senso tecnico, non banale, no, ci possiamo fare un altro seminario sopra. Se lo sono, allora a maggior ragione il politico deve essere con la P maiuscola, perché allora è la gestione politica della tecnologia che è dual use con un leggermente banale skew verso totalismo, che deve far sì che vada nella direzione giusta. Questo mi sembra lo stato delle cose attuali. Se le cose stanno così, allora l'impegno sociopolitico per far sì che le tecnologie che sviluppiamo vanno nella direzione giusta è ancora più importante che se avessimo assunto che sono neutre e che se avessimo assunto che sono banalmente 50-50, dual use, un po' così, nucleare, no? Ci fai la bomba, ci fai l'energia, ma non è così. Ecco, questo mi sembra un po' la preoccupazione, perché le città che lei menzionava giustamente, noi stiamo andando nella direzione in realtà di una situazione al benessere, che porta in realtà allo spaccamento della spina del sociopolitico. E l'ha capito qual è poi? Se noi stacchiamo la spina del sociopolitico, il sociopolitico è l'unica cosa che fa sì che il dual use skewed verso il totalitarismo non vada in quella direzione, allora è il totalitarismo del 51% skewed in quella direzione che fa sì di staccare la spina. Vado in quella direzione, più vado in quella direzione, più stacco la spina, alla fine, New Brave World, cioè alla fine, quello che il nostro sistema sta veramente promuovendo, è un banale sumeristico dove si spera che nessuno rompa le scatole e tutti guardino la televisione, siano su internet, mettano i gattini su Facebook, insomma, che ci sia un po' di play, cioè che la nostra è un liberalismo individualista, un po' consumeristico, dove si spera che nessuno rompa le scatole e tutti guardino la televisione, siano su internet, mettano i gattini su Facebook, insomma, che ci sia un po' di play, cioè che la nostra società vada nella direzione di una società in cui ci ammazzeremo di intrattenimento. Ecco, questo è un rischio serio, è un rischio che sta dietro l'angolo, per cui il sociopolitico dovrebbe avere una responsabilità di gran lunga maggiore di quella che non abbiamo ancora individuato. Fa parte del secondo box di cui sotto.
una domanda da Marco Ciurci, ne temo sia l'ultima risposta. Io voglio cercare di sapere perché non parlo. Mi viene da reagire alle cose appena dette, perché vabbè, tanti vado, perché sono belle, cioè, mi piacciono. C'è una soluzione, che risolve anche il problema della mancanza di lavoro. Aumentiamo il numero di posti politici al 50% per coprire il qui troppo basso, così c'hanno anche un lavoro, no? Okay. No, però la cosa che volevo dire è questa, appunto, io non riesco a essere, mi piace tutto, condivido tutto quello che hai detto. La cosa che volevo segnalare, che trovo molto interessante e legata a questi discorsi, sul piano pratico, perché sono uno che opera praticamente sulle cose dal punto di vista legale, quindi vado sempre a cercare di guardare qualcosa lì. Secondo me un discorso molto legato a questo è quello del modo in cui si stanno riconfigurando le responsabilità dentro il funzionamento delle società, delle corporation. Quindi i modelli di responsabilità personale, tipo la 231 per capirci, no? Che recuperano la responsabilità personale dei soggetti e vertici delle organizzazioni anche quando c'è responsabilità limitata e quindi teoricamente non ci dovrebbe essere una persona che risponde, secondo me sono interessanti. Pure la responsabilità della controllante rispetto alla controllata, quindi il modo in cui si sta un po' così annacquando il regime di separazione delle responsabilità nel funzionamento delle corporation, delle società, secondo me è interessante, perché lo penso in concreto. Se io fossi uno che deve fornire il servizio di taxi senza autista, prima cosa che farei è fare una corporation monotaxi, ci metto dentro il taxi e così limito la responsabilità. Però questo modo in cui si stanno sparinando le box di separazione della responsabilità, secondo me c'entra con questo discorso. Sì, ci sono d'accordo, insomma, questo permette anche di chiudere anche brevemente, perché sono d'accordo. Il concetto di responsabilità, che poi ha eco nei confronti dell'accountability, cioè la responsability richiede intenzionalità, l'accountability non la richiede. È un oggetto, qualcosa, un sistema può essere accountable senza essere responsible, perché non ha intenzioni, cioè, quindi questo va un po' da sé. Il concetto di responsabilità si sta un po' sfarinando, ma perché in un contesto distribuito è sempre più difficile avere quel modello che vi parlavamo prima, un po' sempliciotto magari del passato, in cui c'era un meccanismo, c'era la causalità, c'era la certezza e quindi c'era l'attribuzione di responsabilità a chi poi aveva fatto qualcosa di sbagliato, complicato. Cioè. Quel modello lì, che non so se sia mai stato reale, ma che noi avevamo almeno come concettualizzazione della nostra realtà, oggi è stato sostituito in realtà da una concettualizzazione diversa, in cui la responsabilità, appunto, di cui parli tu giustamente, si sta un po' distribuendo un po' ovunque. Ma questo è giusto, tra virgolette, che sia così, non nel senso che è bene che sia così, ma è naturale che sia così, proprio all'interno in cui il meccanismo è stato sostituito da un network. All'interno di un network la responsabilità dei nodi viene un po' distribuita un po' ovunque. Cioè, chi è del nodo responsabile perché tutto il sistema va in una direzione piuttosto che in un'altra? Questo non vuol dire che la responsabilità non sussista più, ma che anche in questo caso dobbiamo identificare un nuovo modello di responsabilizzazione che non sia più quello vecchio. Allora, qui ci sono già modelli nel sistema legale per cui tu assumi la responsabilità di chiunque sia coinvolto, a meno che quel chiunque non possa dimostrare di non essere stato lì, no, in the first place. Quindi non è che non ci siamo già arrivati, è che questi modelli sono il limite. In realtà noi parliamo di questi modelli come un po' strani, un po' anomali rispetto alla normalità che è quella, no? Tu sei responsabile, tu dai dimissioni, CEO e qua. Secondo me questi modelli invece avranno in futuro sempre più visibilità, perché questo di assumere non guilty until proven not innocent, ma in realtà tutti siete responsabili fino a che qualcuno non dice ma io non c'ero, poi non ho fatto. Questo è un classico punto dell'inquinamento del fiume, tutte le industrie col fiume sono responsabili a meno che non possano dimostrare che l'industria 1, 2 e 3 non abbiano fatto nulla.
Questi sono modelli a responsabilità distribuita di cui abbiamo bisogno oggi. Li abbiamo già, questo una volta, tanto questo lavoro è già stato iniziato da qualcuno, cioè ci sono già in giro, e c'è che sperare. Il che vuol dire che il fenomeno del frumento in luce ci stiamo già facendo quei conti. Qui i conti li stiamo facendo perché dobbiamo farci, nel senso che la realtà non aspetta un futuro non posticipato. La visione l'ho presa ora e quindi i modelli li stiamo sviluppando. Con questa nota un po' ottimistica chiuderei così. Grazie a voi.